I soldi che ho speso, lo sai certo non li rimpiango, col cuore a mille per te, mi sbrigo per arrivare allo stadio e apro l'armadio, scelgo la meglio sciarpa solo per te. Mi madre che strilla, no vai, mi moglie non parla più, lo sai che domenica andiamo, per me non esiste che lei da ragazzino. Io non ho mai smesso di cantare, per la mia squadra e il cuore di sta città. Questo è vero amore, cari amici, e benvenuti alla puntata numero 35 di Colpi di Tacco su Radio Faro. Buona serata da Marco e da Fabrizio. So malapena quando arriva il compleanno di mia figlia, ma mi ricordo l'arbitro, la maglia e tutta la partita. Non me ne frega niente, lo so che so sbagliato, si ripenso ad ogni volta che ci sono stato male per un rigore. Ho pianto come fossi a un funerale. Ma il cuore mio è quello del tifoso incasinato. Roma per me c'è, sei sempre stata e sarai, quell'amore che mai perderò. Se faccio il conto te gioia per dolore, lasciamo pure per te che questo è vero amore. Eh sì, buonasera a tutti quanti. È vero amore. Sì, per questa ulteriore puntata di Colpi di Tacco dedicata alla nostra magica Roma, dedicata alle nostre donne che ci capiscono di calcio, dedicata ai nostri Roma Club. C'è da dire che abbiamo un sentimento molto contrastante dentro, perché siamo tutti eccitati, pronti per la ripresa del campionato che non se ne poteva più. Siamo tutti contenti, perlomeno io, poi gli altri non lo so, di quello che sta facendo la dirigenza sportiva per quanto riguarda il rafforzamento della squadra, ma siamo anche profondamente scossi per tutti i fatti di cronaca che ci sono stati, soprattutto per il fatto brutto del crollo del ponte di Genova, ponte Morandi di Genova, che già sta mietendo svariate vittime. E non da ultimo un pensiero va anche ai nostri amici del Molise, che ultimamente hanno dovuto subire una seppur piccola scossa di terremoto che non ha, speriamo che venga confermata questa cosa, che non abbia fatto danni, ma che comunque è sempre un'esperienza molto molto brutta.
come possono testimoniare i nostri amici dell'Aquila, che salutiamo e che ci sentono e che fedelmente anche questa volta 35 su 35 sono con noi nelle nostre puntate di Colpi di Tacco e ci seguono. Sì, è stata una, per fortuna una scossa di bassa entità, tra virgolette, diciamo, no? 4.7 la scala Richter, però lunghissima di durata, sì. Ben 15 secondi, quindi è veramente un tempo interminabile. Quando senti la terra tremare tutto di te, penso che per 15 secondi non è simpatico, non è simpatico sicuramente. Assolutamente, e poi comunque sono le classiche situazioni in cui se ti prende il panico sei giustificato, sì. Perché non sai come fare, non sai dove andare, devi scoprire qual è la situazione più in sicurezza per te, per i tuoi cari, insomma una brutta, io credo che sia proprio una brutta esperienza e quindi una cosa che ti può scuotere, e quindi un abbraccio va anche ai nostri amici del Molise che hanno subito che hanno avuto questa esperienza, e stasera poi avremo anche modo di parlare un pochino più in modo approfondito con i nostri amici di Genova. Sì. Intanto prepariamo il primo collegamento per quanto riguarda la nostra opinion leader che interviene sempre per prima nella nostra trasmissione. E quindi ci prepariamo e siamo pronti per poter creare questo collegamento. Ti famo solo per te. Se vinci o perdi, non cambia niente perché siamo sportivi, ma vinci e meglio sarà. Forza Roma, forza Lupi, questa è l'ora, dimostra quanto valemo. Forza Lupi, forza Roma, quando entrano in campo il cuore ci si infoca. Non ci avemo il cuore grosso, mezzo giallo e mezzo rosso, e il tifoso romanista dei tifosi è sempre il più. Eccoci qua, cara Mariella. Buonasera, zin zon, zin zon. Andiamo a divertirci. Facciamo, no? Tutti in zon, zin zon, zin, facciamo zin zon, zin zon. Andiamo a divertirci, zon, zin zon, zin. E si scrive senza apostrofo, abbiamo saputo oggi che si scrive senza apostrofo. Scrive zon, zin. L'ho scritto io, visto alla fine. Esatto. Che tutti che scrivo, io per prima, perché all'inizio pure io l'avevo scritto. Poi hanno fatto proprio un Twitter i francesi, facendoci notare quanto eravamo ignoranti, perché si scriveva senza apostrofo. Allora sono andata a correggere tutti gli articoli che avevo fatto e poi ho fatto la brava che ho messo su Facebook che non si scriveva con l'apostrofo. Hai fatto benissimo. Furba io. Furba, ma comunque ci eravamo cascati tutti. E quindi, tutti. E quindi, tutti. Allora, vabbè, allora, comunque è arrivato. E manca la tra maggio abbiamo a basket. Abbiamo belle colonne questa. Una media altezza mi pare 1,84 la nostra squadra di quest'anno, calcolando che ci stanno i piccoletti come Sharawi e come Florenti, anche un Derre, insomma, certo. Che non è tutto in altezza. Pure Cioric è piccoletto. Pure Cioric, sì. Pure Cioric, quindi Florenzi, fare una media di 1,84 se ne vuole, Florenzi è piccoletto. Mi pare che Zonzi sia 1,94, può essere? Sì, 1,96 mi pare. Comunque Mocci arriva la spalla.
Alla spalla gli arrivava, sì, sì, in conferenza stampa erano proprio simpatici, perché erano Gianni e Pinotto. Ti salutano gli amici del Roma Club dell'Aquila che sono in ascolto. E ti ciao ragazzi, ciao. L'avete sentito il terremoto? C'è stato sì, mezz'ora fa, 5.2 ci scriveva Adriano. Mamma adesso. Mia. Quindi, guarda, sempre in zona Campobasso, però si è sentito fino a Pescara, fino sì. Assù. Fino sul litorale adriatico, certo, anche a Roma l'hanno sentito. Certo che, però, io sinceramente però... non stavo in casa, quindi non me ne sono accorta. Però no, io qui a... mia, noi qui a Fiumicino, sinceramente, a livello del mare si sente zero, si sente proprio certo. Zero. Quindi, eppure, nonostante questo, quello cresce su in Emilia Romagna, Trentino, non so, qualche anno fa. Penso che sia stato il 2012, come può no. Essere, sì, sì. 2012-2013. Bene, io quell'anno stavo a sua Bellaria Igea Marina e io lo sentivo, sentivo. Comunque a livello del mare, a Ostia, io ho sentito quello dell'Aquila. Quello sì. dell'Aquila? Quello dell'Aquila si è sentito tantissimo. Che poi viene in corpo e dice, oddio, qui c'è il mare, che devo fare? Specialmente quelli che abitano i piani alti l'hanno sentito, sì. Sì. Sì, sì, certo. No, ma guarda, si sente pure basso quando tira forte. Certo. Infatti dice Adriano, forte e chiaro, l'ha sentito. Sì, il fatto è che il brutto del terremoto, che è inutile a dire, uno non sa come difendersi, che arriva all'improvviso, non... è una delle poche cose che, oltre ai ponti che cadono, insomma, che... è una tristezza infinita questa dopo, cosa. Dopo di te, cara Mariella, avremo gli amici del Roma Club di Genova, sì. Con i quali parleremo proprio di questo. Anzi, dagli un abbraccio da parte mia, diglielo, guarda, perché veramente uno non ha il coraggio di parlarci con questi ragazzi, perché... certo. Tu considera ogni che, considerazione tu considera che è fuori luogo. C'ho un'attività per il dopolavoro della banca dove abbiamo creato un bel gruppetto di amici, eccetera, tra i quali una coppia di Genova che sono sempre presenti, bravissimi, eccetera, ormai siamo diventati veramente grandi amici, e gli ho fatto un messaggino per sapere come stavano, se c'erano problemi, così come abbiamo telefonato alla filiale per sapere se c'erano stati problemi con qualche parente, eccetera. Avevano avuto e questo mio amico Piero mi ha risposto, dice no, noi tutto bene, però su quel ponte ci sono passato domenica scorsa. Ma guarda, su quel ponte ci siamo passati in parecchi, certo. Mamma mia, ma quando è così? Perché è un ponte che è fondamentale per Genova, certo. Quindi chi conosce Genova, io c'avevo mio marito che per un periodo ha lavorato a Genova, andavo su spesso e andavamo spessissimo con la macchina sempre su quel ponte. Cioè è un ponte che è conosciuto, è un ponte importante, uno snodo fondamentale per la città, che in questo momento si trova divisa praticamente in due. Certo. Quindi in pratica siamo un po' tutti dei miracolati, perché su quel ponte ci siamo passati chi più chi meno tutti. Certo, assolutamente. Cioè quelli che hanno viaggiato, che sanno, ma quante volte, quante trasferte abbiamo fatto a Genova, sempre da lì si passava. Certo. Cioè, è una cosa veramente che colpisce, anche perché poi... si sconvolge, anche perché poi vedi, non so se vi ricordate nel 2014 quel cavalcavia che uccise la mamma con tre bambini, e adesso questo ponte, sono delle cose che non ti spieghi come possono accadere ancora nel 2018 e ti senti impotente, e tremi perché adesso è uscito fuori che è pericolante quello della tangenziale est, che noi facciamo sempre. Quello della Magnana, brava, che noi facciamo stavo sempre. Dicendo quello, brava, sì. Stavo dicendo. Quello della Magnana è un altro importantissimo. Il viadotto della Magnana c'è un pilone che è crepato. Ma io è all'altezza dello Sheraton, mi pare che mi hanno detto, brava. Poco prima o poco sì, dopo. Sì, sì, sì. E noi, tant'è vero che sotto allo Sheraton, vicino allo Sheraton, una volta facevano parcheggiare. Sì. Vicino, in pratica, all'acqua, sì, al Tre Fontane. Sì, in sì. Pratica. Sì. Facevano parcheggiare lì davanti all'ingresso del Tre Fontane, adesso non fanno parcheggiare più sotto il cavalcavia. E il motivo è quello. Certo. Non ce lo dicono, ma secondo me il motivo è quello, che è pericolante. E sopra ci passano i camion, le macchine, noi in continuazione. Io adesso per andare a Trigoria non so più che provare a fare, perché io preferivo fare quello
per non fare il raccordo, perché a volte lo trovi intasato e ti blocchi. Certo. E adesso per andare a Trigoria devo fare il giro del mondo, devo passare per Viale Marconi, prendere la Cristoforo Colombo, poi certo, andare sulla Laurentina. Perché ho paura a fare due volte la Valiana. Ma come si fa? Io penso che è ora di cambiare qualcosina in questo paese, Soprattutto è ora che facciano i dovuti controlli, che i soldi pubblici finalmente vengono investiti nelle ristrutturazioni, negli ammodernamenti, nei controlli, perché qui la gente muore. Se Roma fa l'ana ogni volta che fa due gocce, ti credo, i nonnini sono tutti chiusi con la terra, con le piante, addirittura ci sono fatte, ma vogliamo verificare che i nonnini siano aperti, non c'è proprio la manutenzione, no, cascano gli alberi, ragazzi, ma veramente cose da terzo mondo, e poi noi paghiamo tasse salatissime, la strada la paghiamo. Ci definiamo molto civili, una società civile, ma non lo siamo, in effetti non lo siamo ancora. Questo discorso, per esempio, del ponte della Mariana, sono tre giorni, da quando è successo il fatto del ponte di Genova, stiamo dicendo tutti, esperti, ingegneri, gente che ha avvertito, che ha fatto delle verifiche inoltrate a chi di dovere, tutti quanti, che andrebbe immediatamente chiuso. L'hanno chiuso? Sì, come no? Fanno finta tutto e niente. Certo. Così come quello della tangenziale est. La tangenziale est non è uno scherzo, perché sotto ci stanno i palazzi, sì. Però non è un altro scherzo, perché poi la tragedia grande che è stata... sì, i morti, d'accordo, perché tu non te l'aspetti proprio di morire così in maniera atroce, ma ci vogliamo mettere nei panni dei 600 persone che si ritrovano senza una casa e magari ci hanno un mutuo da pagare? Ma come campano? Dove vanno? Certo. Perché ti dicono sì, non vi lasceremo soli, ma noi la conosciamo la nostra Italia, Non ci lasceremo soli, che vuol dire? Sono belle parole. Vuol dire che i primi giorni mi mandi dentro un albergo. Ma oltretutto, oltre a essere belle parole, so comunque che ci hanno stuccato, che non ne possiamo proprio più da sentirci dire, no, per queste situazioni, dove poi fra 15 giorni se ne parlerà sempre di meno e alla fine, come per magia, non verranno mai fuori i veri colpevoli, certo, considerando poi questo discorso delle privatizzazioni, che è la concessione fatta alla società, per carità. Sì, però attenzione, io sono d'accordo che le privatizzazioni non devono essere tutte fatte. Mi può pure star bene che tu levi la concessione alle autostrade, però tu poi dopo le cose le devi fare. Non puoi far stazionare anni per un ponte che lì andava costruito parallelo al Morandi, no? Certo. È stato fatto il progetto, è stato approvato e tutto quanto, però non è stato realizzato perché bisogna fare il bando, bisogna fare questo, bisogna vedere quell'altro, a ribasso. Finché noi faremo le cose a ribasso, certo, non verranno mai fatte bene. A regola d'arte, certo. È chiaro, no? Perché se tu vuoi risparmiare, costringi chi costruisce ad usare dei materiali più scadenti. Non puoi farle a ribasso queste opere, che tra l'altro sai che durano 50 anni. Lo sai, quindi non è un discorso che dice se è stato preso alla sprovvista, anzi è durato tanto quel ponte, ce ne sono tantissimi uguali, ci sono i gemelli del Morandi, certo. Attenzione, certo. Per carità, guarda, io sono molto delusa, ma non dire delusa politicamente è troppo poco. Da italiana, perché mi hanno deluso veramente tutti. Certo. E il voto che c'è stato ultimamente, che loro vogliono far passare per un voto di protesta, in realtà è stato un voto di gente che non ne può più. Il popolo italiano non era razzista, ragazzi, non è stato mai razzista. Noi accogliamo sempre tutti a braccia aperte, siamo quelli che ci diamo una pacca con la mano, ci mandiamo a quel paese ridendo,
e poi andava a mangiare o a bere qualcosa, certo, insieme. Il popolo italiano è un popolo accogliente, non è un popolo chiuso che non accoglie e non pensa agli altri. Magari resti senza mangiare per te, ma se tu vedi che il vicino c'ha bisogno, gli porti un piatto di minestra. Siamo fatti così. Come no? Il voto che adesso dice tutti quanti, questi voti che vanno nella Lega, sono voti di gente esasperata. Esasperata. Ragazzi, io abito in Prati e la sera io ho paura quando ritorno dallo stadio che è tardi. Certo. Perché incontri tutta gente sbandati, zingari, per carità di Dio, siamo disperati, tutti su, disperati. Io, siamo tutti persone disperate, siamo tutti così. Ma quando ti viene incontro una persona ubriaca a chiederti i soldi e tu sei una donna da sola ed è quasi luna di notte e torni per lavoro a casa, non è che sei andata a ballare, la paura ce l'hai e quindi ti chiedi: ma perché sta gente deve stare a bivaccare sotto il portone di casa mia? Perché? Per quale motivo? Noi c'è stato un periodo che abbiamo dovuto mettere i controlli al portone perché la gente andava a dormire dentro all'ultimo piano dove stanno le terrazze. E io abito al centro, ragazzi, io abito a Piazzale degli Eroi, certo, a due passi dalla cupola di San Pietro. Non è che dice, sai, sto in quella periferia più profonda nel centro di Roma, la capitale. Nel centro di Roma, della capitale. Nel centro di Roma, della capitale. E devo avere paura a tornare a casa di sera e lasciare la macchina in garage e venire a piedi? Che faccio finta di parlare al telefono? Sto arrivando, ecco, mi ti vedo dalla finestra? Perché c'ho paura. Ma veramente siamo... Comunque questo è tutto un altro discorso che... Certo, certo. Parte dal discorso che non fanno quello che devono fare e quindi... Certo. Noi siamo allo sbando, c'è poco da fare. Questi morti non risusciteranno mai, ormai, quel bambino di 9 anni, ma che male ha fatto? Quelle famiglie scomparse, quei ragazzi che stavano in gita, che magari avevano smesso di lavorare in quel momento, ma è una cosa che grida proprio vendetta, io non lo so, certo. Guarda, non sono miei parenti, gente, ma dentro innocente. Di me ho una rabbia, perché mi metto nei panni di quei parenti che aspettavano queste persone che non sono arrivate, no? Quei ragazzi hanno mandato un sms alla mamma, io questo non ci posso pensare, dicendo: mamma, siamo arrivati a Genova, tutto ok, adesso stiamo prendendo il ponte. Mamma Dopodiché mia. Il silenzio. Ma è allucinante, cioè, per carità, la vita è breve, siamo destinati tutti a morire, anche se non ci piace questo discorso, lo dobbiamo fare, però non così. Voglio morire perché devo morire, non perché mi fai morire tu perché sei un inetto e ti sei mangiato i soldi che invece dovevi utilizzare per fare le strutture. Certo. Qui i colpevoli non è che devono pagare una multa e via, qui i colpevoli vanno messi proprio in galera. Certo. Vanno messi in galera. Va aperta, adesso vedrai, va aperta un'inchiesta, i colpevoli devono pagare. No, guarda, perché non è possibile, perché diciamo sempre i colpevoli devono pagare e non pagano mai. Qua è ora che ci facciamo sentire noi, perché sennò veramente siamo diventati lo zimbello dell'Europa. Cioè, quando esce fuori la vignetta che ci prende in giro i francesi, ci può fare arrabbiare quello che ti pare, ma denota che stima hanno i francesi di noi. Vabbè, questo ci interessa giusto comunque, perché comunque... Diciamo la vignetta o la stima dei francesi ci può interessare giusto, soprattutto sì, l'ultima vignetta. Ma non è solo, ma ti dà l'idea della stima di quello che pensano degli italiani, insomma. Sì, ma vabbè, ma il discorso della stima ce la stiamo giocando tra di noi in casa senza aver bisogno del supporto esterno, perché pure loro i loro casini ce l'hanno, per cui da questo punto di vista mi sento per loro. Attenzione, noi facciamo parte dell'Europa, noi facciamo parte dell'Europa, è importante quello che pensano gli altri di noi, a voglia sia importante, perché poi quando ti trovi nelle sale del potere a discutere è diversa la considerazione che hanno, se hanno stima di un popolo o meno. Ma il problema però che la stima non si può semplicemente, cioè, o meglio non si può, purtroppo si può contare sulla credibilità di chi ci rappresenta. Se quelli che ci rappresentano
tutti quelli passati e adesso quelli nuovi continuano ad operare come hanno operato per farci ridere indietro, allora sono d'accordo con te. Altrimenti qui effettivamente bisognerebbe incominciare ad avere degli atteggiamenti un pochino più drastici, come dici giustamente te, colpevoli di questa tragedia. E beh, ti fai qualche anno in galera perché hai ucciso in modo colposo 35 persone e c'è poco da fare, ma la giustizia che abbiamo adesso ci garantisce questa certezza della pena? Non lo so. No, assolutamente no. Non lo so. E allora, comunque, no. Tra l'altro, per ritornare ai nostri discorsi, ma poi io sto aspettando che venga data la notizia della prima giornata rimandata di campionato, ma finora mi pare che tutto tace. Sono Genoa e Sampdoria. Sono le genovesi. Sono le genovesi, hanno deciso, perché sì, io ancora non mi è arrivata la notizia, apposta ve lo sto chiedendo. No, è ufficiale da poco. Non è da molto, ma soltanto le genovesi non giocano. Solo per loro, perché non ci volevamo fermare tutti, visto che era la prima e fa slittare tutto, no? Non si può fare. Va bene. Evidentemente. Comunque, vabbè, anche su questo ho capito, a far non giocare due partite significa che quattro squadre partono con l'handicap, diventa sempre più complicato il conteggio, che non se si fermavano tutte, no? Visto che era la prima, potevano fare questo sforzo, no? C'è il lutto nazionale, secondo me andavano fermate tutte. Però sì, anche perché sabato c'erano i funerali di Stato, magari era l'occasione per... Secondo me dovevano essere fermate tutte, perché se tu indici il lutto nazionale deve prendere anche il mondo dello sport, secondo me, però io faccio parte di un'altra epoca evidentemente, che ti devo dire. Allora Mary, però diciamo qualcosa della nostra Roma, visto che alle 9.30 ci aspettano gli amici di Genova che dobbiamo chiamare. Sì, proprio ti lascio subito, guarda, perché tanto c'è poco da dire. Domani chiuderà il calciomercato, quindi sappiamo che in questo momento il nostro Monchi ha parecchio lavoro, sia in entrata che in uscita, perché lui un altro corpo in entrata lo sta tentando. Perlomeno da quello che ci arrivano da più parti, si sa che sta cercando di portare un'altra persona a Roma. Sì. Però è anche vero che sta cercando di piazzare gli esuberi, perché Gonalons, che sembra che finalmente il Siviglia si sia fatto vivo, guarda caso il Siviglia con Monchi ha un rapporto particolare, certo. Perché lui vuole andare o in patria o niente. E obiettivamente Monchi l'ha detto anche, mi pare, stamattina dalla stampa, parlando quando ha presentato Zonzi, avrebbe parlato con Gonalons per chi cercare ci avrebbe parlato, sì. Sì. Quindi evidentemente ha parlato con il ragazzo, gli ha fatto capire che è in più. Certo. Quindi Zaniolo andrà sicuramente in prestito anche per lui, anche per il ragazzo, perché il ragazzo è molto valido, è l'abbiamo visto anche in nazionale, è molto forte. Bravo, quindi se vai in una squadra che lo fa giocare, sicuramente l'anno prossimo potrebbe rientrare a Roma e anche in prima squadra, perché Di Francesco i giocatori giovani li fa giocare, non è che non li fa giocare, gli piacciono. Certo. Gli piacciono pure però quelli di una certa età che sono bravi e con esperienza, e quindi abbiamo visto che qualcuno è arrivato. Ultime voci parlano di un fortissimo interessamento su Bailey. Sì, però sembra che hanno risposto picche. Sembra che la Roma vogliono la caterva dei soldi. Vogliono 50 milioni. Esatto, e la Roma ne ha offerti di 40, meno. Ovviamente. La Roma ne ha offerti esatto. 40. Forse con qualcosa di Gonalons, magari. Sì, se riescono a fare in tempo, perché c'è il discorso. Se fanno che in tempo, certo. Si parla di 24 ore e poco più, insomma. Anche se sembra che Tyson l'abbia già praticamente concluso. Se non va in Porto Bailey, insomma. Sì, però tra i due io preferisco il primo, che non Tyson, perché Tyson non lo so, lo voglio vedere a Roma, non mi sembra, già ne abbiamo di grossi, alti, cioè la famosa, diciamo che abbiamo rinforzato questa parte che ci mancava, no? Che è una Roma maschia,
questo ci mancava, quindi l'abbiamo fatto. Un altro non lo so fino a che punto ci serva, mentre l'altro giocatore no, farebbe un po' di differenza. Quindi io spero, continuo a sperare, sto collegata continuamente, anche in questo momento, mentre sto parlando con voi, sono collegata per sapere se arriva qualche novità, sì. Però purtroppo tranne il fatto che stanno provando di Gon Alonso di sistemarlo a Siviglia, al momento non ci sono altre novità. Stanno ritornando parecchi giocatori che sono stati a Roma, avete visto Cocervigno, spesso pure lo stanno trattando, parecchi giocatori che sono andati via stanno rientrando, ne abbiamo già parlato di questa storia, per cui molti giocatori adesso... Io Cervigno me lo sarei ripreso. A me piaceva. A me piaceva tanto. Io impazzivo. Sì, Cervigno ne abbiamo parlato in una puntata, se vi ricordate. Sì, come no. Lo rovinò la Coppa d'Africa. Sì. Lo rovinò la Coppa d'Africa. Vabbè. Perché era un giocatore che a me piaceva tantissimo. Ma comunque, senti, io ti lascio perché sono le 9.30 e avete i colleghi. Grazie. Per la Roma femminile avremo modo di parlarne, perché ho un sacco di novità, un sacco di arrivi che tu sai, tra l'altro, perché io ti metto sempre in copia. Anche il direttore sportivo della Roma femminile, come Monci, continua a comprare? Guarda, quest'anno, ma sai che cos'è, Mark, brevemente? Dopo che per 4 anni hai sfiorato la promozione e non ci sei riuscito, qualcosa deve cambiare. Certo. Perché noi abbiamo perso la Serie A sempre all'ultima giornata. L'abbiamo persa a Catania, l'abbiamo persa col Bari, l'abbiamo persa adesso col Sassuolo. Quindi a un certo punto qualcosa devi cambiare. Abbiamo provato a cambiare il mister l'anno scorso, non è stato sufficiente. E quest'anno c'è una mini rivoluzione che mi sembra pure giusta dopo 4 anni. Cioè, le ragazze, per carità, sono tutte carine, tutte brave, tutto un altro mondo questo. Però come squadra, come società, era chiaro che il club prima o poi pensasse a una rivoluzione, perché se non vinci qualcosa devi cambiare, c'è poco da fare. Certo, o no? Certo. Noi abbiamo stravinto il campionato l'anno scorso, siamo arrivati primi a tantissimi punti dalla seconda, ma non ce l'abbiamo fatta a superare i playoff, quindi non ci possiamo fossilizzare su dire sì, però abbiamo vinto il campionato, sono state brave, no. Non abbiamo risolto niente, quindi essere brave significa superare anche l'ultimo scoglio. Se non ci si riesce, si cambia. Dispiace, perché poi le ragazze restano tutte in orbita, ti vengono a seguire, ti seguono, ti cosano. È un ambiente veramente diverso il nostro, no? Le vedi sugli spalti a tifare poi. Però va cambiato qualcosa. E stanno arrivando delle ottime calciatrici, perché adesso abbiamo preso da Ravenna il portiere, ma ve lo anticipo perché lo devo ufficializzare domani. Abbiamo preso in prestito una giocatrice molto forte dal Tavagnacco non è l'ultima arrivata come squadra, quindi apprendiamo una ragazza che è di grande valore. Sta rientrando Fabiana Fusco, Lucia Ponte ha rinnovato e lei pure ha vinto tantissimi campionati con nel passato, quindi diciamo che stiamo facendo una bella squadra, vediamo se quest'anno riusciamo a fare qualcosa di meglio, insomma. Qualcosa andava fatto. E dai, allora, forza. Ho capito la detta stampa. Sono rivolta all'ultima cosa che non hanno cambiato, perché hanno cambiato il mister. Purtroppo è andato pure. Vabbè, va. Okay, Mary, grazie Mary. Un abbraccio a tutti voi e sempre Forza Roma. Ciao cari. Buonasera a tutti gli ascoltatori. E un salutone speciale agli amici di Genova. Senz'altro. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao.
allora, cari amici, abbiamo adesso il piacere di avere ai nostri microfoni due carissimi amici del Roma Club Genova Picchia Sebino. Del direttivo abbiamo Michela Brighenti. Ciao Michela. Ciao, buona serata. E Daniele. Ciao Dani. Buonasera a tutti. Ciao Marco, ciao. Fabrizio. Buonasera, ciao, a tutti, ciao. Allora, carissimi, spesso le parole sono... Sì, spesso non si trovano le parole, ma poi la Roma ci ha abituato ad avere dei momenti in cui magari potremmo essere contenti, esaltarci, essere felici per qualche cosa, per qualche novità, per qualcosa di buono che sta accadendo, ma altrettanto spesso capitano questi fatti che ti riportano terribilmente coi piedi per terra, perché si sa, il calcio è la cosa più importante tra le cose futili. Poi c'è la vita di tutti i giorni, c'è la vita dei nostri cari, c'è il nostro lavoro, i nostri affetti, eccetera. E vi possiamo garantire che qui a Roma, come penso in tutte le parti d'Italia, siamo rimasti tutti quanti costernati per quello che è accaduto, oltre che per il fatto che, come diceva giustamente Mariella del Roma Club maglia giallorossa e giornalista sportiva della Roma Calcio Femminile, un po' tutti noi siamo dei miracolati, perché un po' tutti noi siamo passati per quel ponte e il destino ha voluto che questa volta quel ponte non fosse più disponibile per quei 35, 38, 39 amici che ora non ci sono più. E quindi ci sembrava doveroso, carino, importante farvi un po' sentire la nostra vicinanza, sia se siete, come penso Michela, proprio genoana doc, sia se non siete genovesi doc, ma siete comunque in quella terra e quindi comunque avete la vostra vita lì. E parola a te, Michela. Allora, esatto, la parola giusta è genovese, non genuana. Sì, giusto. Assolutamente. Sono una genovese anomala in quanto tifosa romanista da sempre. No, ma comunque c'è un motivo perché ho fatto questo lapsus, perché io c'ho un questo aggancio. Sì, okay. perché io c'ho un carissimo amico genoano, proprio Curvarolo eccetera, con i quali ci sentiamo tutte le settimane, ci sfottiamo, ci prendiamo in giro eccetera, e ultimamente ci eravamo sentiti per questi 4 gol di questo nuovo centravanti che hanno loro, e poi l'altro giorno l'ho richiamato per sapere se tutto era a posto a casa sua dopo questa tragedia, e quindi per me il genovese è genoano, e quindi ecco perché ho fatto questa gaffe. Ok, in generale anche per me, devo dire che se devo scegliere tra le due squadre sono più simpatizzante dei tifosi genoani da sempre, però ovviamente poi devo odiarli un po' tutte e due, perché nella nostra natura essere uno contro gli altri. Certo. No, niente, il problema è stato che come sempre Genova si trova a vivere delle disgrazie così inaspettate. Genova purtroppo si dovrà rialzare anche questa volta da sola. Il problema è che chi non è genovese non sa quanto sia importante quella strada di collegamento, cioè oltre alla tragedia, oltre ai morti, oltre a quello che è successo, insomma oltre a quello che è successo a caldo, il problema è che noi siamo isolati in questo momento, certo. Non abbiamo più un'autostrada che collega la Liguria. Quindi si è tagliato in due. Cioè per Genova è un grandissimo problema, cioè io mi sono svegliato, ho visto la notizia, e lì per lì non sapevo quale fosse il ponte Morandi, perché per noi genovesi quello lì è il ponte di Brooklyn, cioè sì, io da bambina l'ho sempre chiamato, certo, così. È vero. Quindi lì per lì non ho neanche pensato che potesse essere quella struttura lì, quella che è caduta. Pensavo a un ponte della Valpolcera, una cosa più piccola, e non il ponte dell'autostrada, insomma. E è ovvio che la prima cosa che ho pensato è sicuramente qui moriranno centinaia di persone, perché è un ponte che è continuamente attraversato da macchine tutti i giorni. Infatti diciamo che nella sfortuna, meno male che è successo la settimana di Ferragosto, perché in quell'orario lì, durante una settimana prima o dopo, ci sarebbero state almeno 10 volte le macchine che c'erano in quel momento. Purtroppo è dura, anche perché poi viene strumentalizzato politicamente questo evento, quando invece magari il silenzio sarebbe d'obbligo e sarebbe l'unica cosa da dire in questo momento.
e insomma diciamo che le notizie di questo tipo diventano, cioè non si può essere tifosi, non stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di vita, quindi possiamo fare gli scontri durante una partita però poi finisce. Invece tragedie vengono utilizzate come usate dalle varie forze politiche, strumentalizzate, per fare uno per la propria squadra. Invece non è questo il momento, bisognerebbe essere tutti noi insieme e pensare a chi non c'è più e pensare a ricostruire, perché questo è l'importante in questo momento. A vedere chi è la colpa si vedrà, ma non è la prima cosa da fare, l'importante è cercare di sistemare un po' le cose. Insomma è dura, perché comunque insomma veramente sono le frasi fatte, ma ognuno di noi poteva essere su quel ponte quel giorno. Assolutamente. Io per anni lavoravo in quella zona della città e lo facevo tutti i giorni, ho degli amici che l'hanno percorso un'ora prima che succedesse, quindi insomma poteva veramente succedere a tutti, e devo dire che quasi ti senti in colpa di essere stato fortunato. Questa è la sensazione che si ha. Effettivamente questa è la sensazione un po' che ci prende tutti, perché anche noi venendo da Roma siamo comunque obbligati a fare quella strada. Ne parlavo con un collega che è stato 3 anni in banca della filiale di Alessandria e tutte le settimane rientrava e tutte le settimane faceva per ponte, c'è poco da fare. Perché non ci sono strade alternative, ecco, noi non siamo la Lombardia, la Liguria è una striscia di terra, certo, che si passa da lì. Noi abbiamo l'autostrada a 2 corsie, che penso che siamo quasi gli unici in Italia ad averla così. Cioè, in alcuni punti non c'è neanche la corsia di sorpasso per le emergenze, ecco, cioè, quindi insomma siamo veramente una regione un po' a sé da quel punto di vista strutturale, insomma, e questo ci ha reso quello che siamo, un popolo un po' così, un po' freddo, un po' mugugnone, però siamo, i genovesi sono così, comunque, con le loro caratteristiche. Comunque c'è da dire che rivedendo alcune foto del ponte prima della tragedia c'erano quei 2 tratti che sembravano veramente incollati con lo scotch, e se chi vedeva quelle foto non poteva non dire: ma questo prima o poi casca per terra, casca giù. Ma il fatto è che sono cose di cui si parlano da anni, infatti esiste un progetto, io da quando veramente sono ragazzina che sento parlare di questa gronda senza aver mai capito in effetti di cosa si trattasse, perché poi in una vita ho fatto dell'altro. Però insomma sono anni che senti parlare del fatto che i tir non possono passare su quella strada, che ci sono dei grossi problemi, però come sempre funziona, nessuno si butta mai a fare una cosa del genere, perché ovvio che nel momento in cui tu decidi di mettere una strada e buttare giù delle case, qualche nemico te lo fai, ovvio. E quindi è meglio continuare a non fare niente e rimanere, lasciare tutto così il più possibile, in modo da non farsi nemici. Però purtroppo quello che succede è che strutture degli anni 60 adesso iniziano a venire giù. Questa non è la prima e purtroppo non sarà l'ultima se non si faranno dei grossi lavori importanti. Il fatto che potrebbe non essere l'ultima è una cosa inquietante. Esatto, il problema è quello, perché in realtà adesso noi siamo tutti a dire ma quel ponte andava chiuso, però in realtà se 15 giorni fa l'avessero chiuso ci saremmo tutti lamentati del traffico, perché chiudere una strada a Genova vuol dire veramente imbottigliare tutti nel traffico. Certo. Quindi adesso siamo tutti pronti a dire andava chiuso, sì, ma il problema è che non c'è un'alternativa. Ora non c'è proprio niente, che è ancora peggio. Però quell'alternativa andava anche prima. Andava fatto un ponte parallelo, no? Come esatto, sembra. Sì, un ponte praticamente che gli girava, una sorta di bretella che gli girava intorno, questo era il progetto base, insomma. Sì. Però poi non è mai stato fatto, perché è ovvio che era stato approvato, però, no? Sì, è stato approvato, ma in realtà non sono mai partiti i lavori di fatto, perché poi sono cambiate le giunte, sono insomma i vari ritardi all'italiana, insomma, quelle cose che si sono comunque un po' dappertutto. Ecco. La brutta abitudine, la brutta pratica che le giunte nuove debbano fare la dannazio memoria delle giunte precedenti di tutti i lavori eventualmente iniziati o approvati è una cosa veramente vergognosa, perché significa che purtroppo è sempre colpa di quello prima, e quindi con la scusa non farai mai, non finirai mai, e quindi non darai mai il servizio al cittadino che comunque le sue tasse le paga. Esatto, il problema è quindi questa cosa qua, sempre a fare la caccia a questi fantasmi, e poi alla fine chi ci rimette il cittadino. Prima hai detto che è una situazione talmente drammatica, questa tragedia ha creato una situazione talmente drammatica che quasi uno si sente in colpa
per essersi salvato, perché bene o male ci siamo passati tutti su quel ponte. Ma, mentre lo dicevi, mi è venuta in mente quella fotografia che è apparsa sui giornali di quel camion che si è fermato a 10 metri dal prima. Esatto, il camion della Basso, che esatto, avrà una pubblicità infinita. Il supermercato sfortunato sarà esatto, lo slogan. Alla Conad nascono i bambini, ma la Basso ti salvi la vita, insomma, quindi è un grande colpo di dovresti lavorare come marketing della Basso, diciamo. Hai colto subito il risvolto economico della cosa, eh? Esatto, beh, i genovesi sono così, sono così, certo, sì, è ovvio che, infatti, tra l'altro io poi ho visto anche un'intervista del ragazzo che guidava, che dice: io ho visto la macchina che mi ha superato che è andata a finire giù nel vuoto, cioè, penso che anche il ragazzo che ha visto questa scena non si riprenderà mai da una roba del genere. No, penso che non te lo dimentichi più per tutta la vita. Dani, che ci dici? O forse gli cambierà proprio la vita, è meglio. Magari uscirà fuori da tutte le preoccupazioni che ha, da tutto quanto del pantano, ma che immagino, e diventerà una persona nuova, migliore, dice, ok, ho una grande possibilità. E la sua vita migliorerà totalmente, che chi lo sa. Cioè, glielo chiederemo magari fra qualche anno quando considererà più fondamentali determinate cose della vita e tralascerà tante cose futili. E proprio perché si è vista a 10 metri dalla possibilità di perdere la morte, e invece il destino, io la chiamavo provvidenza, però c'è chi lo chiama il destino, gli ha concesso ancora di poter vivere e di poter avere questa ulteriore chance. Per cui effettivamente quando succedono questi drammi c'è sempre il rovescio della medaglia: chi scende nel baratro della tragedia e chi invece poi alla fine, come dici giustamente te, ne tira fuori un'esperienza di vita per diventare una persona migliore. Queste sono le contraddizioni proprio che la vita ogni giorno ci pone. Il fatto che purtroppo siamo sempre a lamentarci di piccole cose e diamo sempre per scontato che ci sia un domani, magari questo domani non c'è, quindi dovremmo goderci un po' di più l'oggi, che è l'unica cosa che disabbiamo la certezza. Assolutamente. Sono quelle classiche frasi molto belle, ma che forse in queste occasioni ti fanno un po' riflettere di quante volte dici: vabbè, dai, poi ci prendiamo un caffè, quel caffè non te lo prendi mai, no? Certo. Di solito quando dici a un amico: vabbè, poi ci vediamo, ci andiamo a prendere un caffè, e sto caffè non arriva mai, è perché in fondo non è che te ne frega mai più di tanto. Andate a prendere il caffè con quella persona. Vero, sì. Ma è anche vero che a volte invece con le persone non ti ci vedi, perché dici: vai, il lavoro, gli affetti, le cose personali, non trovi veramente un minuto. Invece forse ogni tanto quel minuto bisognerebbe trovarlo, ecco, perché lo si ha da qualche parte. Comunque è già partita la corsa alla solidarietà a Genova, già non so, magari le squadre di calcio o voi tifosi stessi. Ma la cosa che mi auguro è che non finisca tutto come spesso accade, che siamo tutti grandi aiutanti 5 minuti dopo che è successo e poi ce ne dimentichiamo, ecco, perché poi normalmente è così. Più che altro quando poi sarà per quelle persone che dovranno lasciare la casa, non speriamo che gli venga data un'alternativa valida, non che ti dicono: va bene, lasci casa, diamo 50.000 euro e sei a posto, perché non ci fai niente. Certo. Oppure ti diamo un container come i terremotati. Io su questo vorrei dire una cosina, perché poi con Michela non lo dice, ma lei lavora in un posto che insomma è stato al centro di tutto questo, e noi con lei soprattutto organizziamo le raccolte sangue, perché come sai facciamo questa cosa che ci fa veramente molto onore, piacere tantissimo, e lei diciamo è l'organizzatrice di tutto ciò, quella che organizza, che chiama la FIDAS, che raggruppa tutto quanto. La mattina dopo che pomeriggio dopo che è accaduto questo, ci siamo subito sentiti per contattare l'ospedale per sapere se c'era bisogno, e ci siamo attivati immediatamente, e dopo due orette non ce n'era bisogno. Da quel momento abbiamo capito che non era un disastro, ma era una tragedia, non era soltanto un disastro, perché giustamente anche Michele ha detto: se non c'è bisogno di sangue, c'è un motivo, c'è, perché
purtroppo ci sono tanti morti, quindi, cioè, e lì abbiamo realizzato, parlando fra di noi in maniera vera, era nella chat del nostro direttivo, eravamo, lo facciamo domani, dopodomani, stiamo cercando di organizzare un giorno per farlo, poi alla fine è arrivata la notizia che di sangue non c'era bisogno, siamo rimasti, abbiamo realizzato in quel momento di quanto fosse grave veramente la cosa, da questo piccolo insomma, da questo dato, tanto piccolo indizio, certo. Esatto, da questo dato fondamentale, indizio, certo. E questa è una cosa che ci ha lasciato un po' così. Io vorrei soltanto dire una cosa, poi ti lascio la parola a Michela, se mi permetto. Noi del club abbiamo deciso comunque sia per questa, dato che c'è la prima di campionato, come sai, tu ci segui, Marco, facciamo sempre gli eventi in pompa magna, pubblichiamo sempre le nostre partite, per questa volta abbiamo deciso di ci vedremo lo stesso per la partita, per la prima, ma sarà in maniera molto molto poco, non viene il termine, insomma, in maniera molto tranquilla, ecco. Non apriremo nessun evento, metteremo un piccolo comunicato poco plateale insomma, questo lo vogliamo dire anche per rispetto di tutti, perché comunque l'aria che si respira qui a Genova è veramente pesante. Certo. È pesante, noi da lontano l'abbiamo solo potuto intuire, perché è stata talmente particolare, eclatante la cosa, che siamo rimasti tutti quanti basiti di questa faccenda qua, un po' come quando succede un terremoto, solo che però il terremoto ti dà la sensazione dell'impotenza di fronte ad un evento naturale, certo. Perché non sai come fare, come scappare, eccetera. Poi il nostro amico Adriano, che ci ascolta dall'Aquila, sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Questa proprio incuria dell'uomo, questo è uno strappo alla vita quotidiana in tutti i sensi, anche per noi che viviamo qui, è uno strappo anche nella pratica, non è soltanto nella morale, la pratica sarà molto problematico qui vivere nei prossimi mesi, ma è secondario oggi, però uno ci pensa, è ovvio, certo. E comunque sia sarà un po' difficile la vita qui, ci rimboccheremo le maniche, usciremo mezz'ora prima di casa, invece, quindi comunque, però comunque è qualcosa che ci tocca in tutti quanti gli aspetti della vita, no? Sia a livello umano che a livello pratico. E poi volevo dire soltanto l'ultima cosa, ripeto, e poi lascio la parola a Michela. Noi siamo metà e metà, più o meno, metà siamo fuori e metà siamo genovesi. Però Genova è una città particolare, una città che non ti lascia indifferente, quindi se vivi a Genova dopo un po' diventi genovese anche te, e quindi noi romani, tra virgolette, la sentiamo tantissimo, perché per noi è casa, per noi è veramente una madre questa città. Ti devo dare ragione, Daniele, perché questa sensazione ce l'ho avuta in un solo weekend che io sono venuto a Genova per lavoro. Perché praticamente ho avuto la possibilità di poter aggiustare le ore di lavoro in un modo tale per cui mi sono ritagliato due spazi, del venerdì e del sabato, un po' della domenica, finito il lavoro, per poter girare. E lo sai che è la stessa sensazione che tu stai dicendo adesso, ce l'ho avuto io in quell'occasione. Ma è una città che ti abbraccia, poi sai che cosa, i genovesi sono molto particolari, nel senso gli piace molto dire che sono musoni, che sono chiusi, poi alla fine gli piace molto più dirlo che poi alla fine esserlo, perché sono persone molto molto cordiali, ti accolgono tantissimo, gli piace più mantenere questa leggenda, questa aura di leggenda, che sono fatti così, ma poi sono veramente persone che sono incredibili, sono veramente molto molto belle questa cosa. E poi ripeto, per chi vive qui da un po' di tempo, la città è una mamma, è proprio veramente come una mamma, è una città vivibile, piccola, medio piccola, ma si sta benissimo, quindi anche noi che non siamo nati qui questa cosa la sentiamo veramente come qualcosa che ci è stato fatto personalmente, quindi siamo molto molto toccati, e ripeto, le attività del club al momento sono tutte sospese per il rispetto e per giustamente anche per lutto. Basta, volevo solo dire questo, ho parlato anche troppo, vorrei rilasciare la parola a Michela, che è lei che è più la genovese. Avete visto il post principale sul sito dell'UTR che ho messo nella home page? Quello con mi farebbe piacere se fate il tempo a vederlo, perché ho messo un post che poi mi ha girato Fabrizio, di una
di una vignetta di, una diciamo. Vignetta di due ragazzi, uno con la maglia del Genoa, uno con la maglia della Sampdoria, che tengono il ponte, che tengono il ponte, e poi sotto ci ho messo la prima parte della canzone di Paolo Conte, Genoa per noi, le prime due strofe, perché è proprio una cosa che mi sono sentita di fare proprio col cuore. E poi ho finito, lo faremo sicuramente, poi ho rimesso la foto di un ragazzo, Andrea, col figlioletto sulle spalle con la maglia del Genoa, sì, che era del club dei Portuali e che evidentemente si è morto poverino, e che si stava evidentemente preparando anche lui come noi a questo nuovo campionato, e quindi un piccolo omaggio a questo tifoso che adesso non c'è più. E mi è sembrata una cosa carina da dedicare a Genova città in varie sfaccettature, diciamo. Sicuramente a vederlo e lo riposteremo. In questi giorni non ho avuto molto tempo di girare un po' sui social, dico la verità. Non te dei giustifica, l'ho messo solo 24 ore fa, per cui non è che da tanto tempo che c'è, è solo una giornata sola che sta nella home page del sito. Però mi piaceva molto. Okay, andrò sul sito sicuramente. Però mi piaceva molto questo abbraccio che poi idealmente serviva per reggere questo ponte. Sono certo che tutti i nostri soci l'apprezzeranno tantissimo. No, sono certo che questa cosa ora lo andremo sicuramente a vedere. Va bene, ragazzi. Comunque vi volevo anche dire questo. Nel frattempo che proseguono i lavori degli scavi e si dovessero attivare delle iniziative eccetera, e il club dovesse essere coinvolto, neanche a dirlo, fatecelo sapere, certo, ne parliamo, lo postiamo sul nostro Radio Faro, anche sul sito di Facebook, tanto per far conoscere che il calcio è amore, il calcio unisce, e una volta che è finita la partita poi comunque siamo tutti dalla stessa parte, e come in questo momento come in questo momento tutta la città di Genova si sta sentendo. Grazie mille, non mancheremo assolutamente. Va bene, sì, va bene. Michela, vuoi dire qualcosa? No, l'unica cosa che voglio dire soprattutto ai miei compagni, diciamo, romani del club, è che comunque per noi voi sarete sempre Foresti, sappiatelo che vi vogliamo bene, ma vi consideriamo comunque sia. Cioè, voi non potete capire il piacere del mangiare la focaccia del cappuccino, continuate a dire che è meglio la pizza bianca, quindi cioè, comunque... No, vabbè, questa cosa ne possiamo parlare per i prossimi 20 anni. Non arriveremo mai a una conclusione. La focaccia del cappuccino ha il suo perché, però la pizza bianca del cappuccino ce l'ha due del perché. No, guarda, quell'olio sulla sopra del cappuccino. Però Michela, lanciato una sfida non da poco, eh? Ma hai lanciato una sfida non da poco, perché io nella mia banca del dopo lavoro sono il coordinatore della sezione enogastronomica. Quindi qui potremmo fare un'altra puntata. Assolutamente, perché io la focaccia genovese me la sono mangiato con un bel tocco di mortadella che mi sono andato a comprare lì ai banchetti che stanno vicino all'acquario. Scusa Daniele. Daniele, ma ho capito male, ma nel cappuccino e la focaccia c'è anche la cipolla? No, volendo, dico da lei che è genovese. Quello che è il genovese la mangia il top, focaccia con la cipolla la mattina. Quella è la cosa migliore. Infatti io ho abitato poi a Roma 3 anni della mia vita, che ho fatto l'università giù, e c'era una roba che voi chiamate pizza genovese, che ci vendete come una roba, una presa, un insulto a Genova quello. Per favore, toglietelo da lei, perché proprio... Non va bene. È una pizza alta e basta. No, non ha niente a che vedere con proprio. Quando sarà tutto un po' più tranquillo, non ci sarà questa tensione, faremo uno speciale sulla cucina genovese e la cucina ligure. La cucina ligure ci mettiamo 5 minuti. Ma anche perché dalla romana ci mettiamo 2 ore e mezza. Ma anche perché, Michela, bisogna vedere chi e dove sei andato a mangiare la pizza bianca.
la pizza bianca faceva, bisogna vedere dove sei andata a mangiarla. Sì, forse ho sbagliato, no, per carità, è buona, ma non è la stessa cosa, cioè, no, è una cosa diversa. Però nel cappuccino, mi dispiace. La cipolla. È uno dei motivi per cui sono tornata a Genova, pizza, la mancanza della focaccia. Pizza romana, focaccia genovese 3-0 nel cappuccino, mi dispiace, ma è così. No. Del resto l'ho detto, siete foresti, non potete capire, inutile che sto anche a parlarvi. Siamo sempre foresti, su questo non possiamo farci niente. No. Esatto. Siamo brave persone, anche bravi foresti, dai. Esatto. Vi amiamo tanto. Esatto, è uguale per noi, non ve lo diremo mai, ma lo pensiamo. Allora, ragazzi, innanzitutto grazie. Grazie, è stato un piacere. Teniamoci in contatto. Se avete qualche altra iniziativa, facelo sapere, così ne parliamo, che è come giusto. Siamo a disposizione. E poi vi volevo anche ricordare una cosa a voi e agli amici del Roma Club di Genova, se ci stanno ascoltando, penso che qualcuno ci ascolterà, se avete fatto un po' di passaparola, perché se volete risentire la trasmissione basta scaricare l'app da Play Store, sia per Samsung, insomma per Android, che per iPhone. E questo perché adesso vi salutiamo, anche se voi però dal telefono non lo potete sentire perché abbiamo una difficoltà sul mixer. Dopo il vostro intervento vi salutiamo con una poesia dedicata a Genova, a questa tragedia che abbiamo trovato in rete e che però è di un anonimo, non sappiamo di chi è, tanto è vero che anche l'audio non è il massimo, non è il massimo. Però siccome è molto bella e sorgente, ve la dedichiamo con tutto il cuore. Ed è fatta in genovese, stretto, poi in italiano, subito dopo. L'ascolteremo. Quindi vi volevamo salutare anche con questo piccolo omaggio. Sì, vi ringraziamo. Grazie di cuore. Grazie ragazzi. Presto, allora. Presto, forza Roma. Forza Roma. Sempre. Forza Roma, sempre magica. E forza Genova. Ciao. Grazie. Ciao. Sì. Ciao. Deve un ponte, deve una strada, deve amminarvi di chi se più pensa, quei due se là. Deve una città, o a Cesola, deve la sua economia, fragile e insegura. Deve la fede, ne un sé, ne un destino, una vita. Deve una brasa di chi spala, deve una pesante, un magun. In le nostre spalle, tutto deruia, ferrignatri, gente dura, in ospitale, burciuna e con una testa come massabecco. E chi uno ne conosce, gente che travaggia, camalli, portuali, carbonei, artigiani, banchieri, capitani e mainè, vilani in scebrie, superbi, orgogliosi, fei, insiste inutilmente o sé in la nostra città. Che d'eba, brata, rovine e bombe, alle sempre sciortia. E allora che l'inse, Zena, domani ti sei anche un più bella. Crolla un ponte, crolla una strada, crolla i nervi di chi consapevolmente pensa avrei potuto essere lì. Crolla una città ora più isolata, crolla la sua economia fragile e insicura, crolla la fede nel cielo, nel destino, nella vita. Crollano le braccia di chi sta spalando, crolla pesante lo sconforto sulle nostre spalle. Tutto crolla, tranne noi. Gente dura, inospitale, musoni e testardi. Per chi non ci conosce, lavoratori, camalli, portuali, carbonai, artigiani, banchieri, capitani e marinai, agricoltori sulle rocce. Superbi, orgogliosi, fieri. Insiste inutilmente il cielo sulla nostra città, che da acqua, fango, macerie e bombe ne è sempre uscita. E allora che cominci, Genova, domani sarai ancora più bella.
cari amici di Colpi di Tacco, dopo i carissimi Michele e Daniele del Roma Club Genoa, con i quali abbiamo parlato di questa tragedia, riprendiamo adesso un po' la parte più sportiva della trasmissione, con un appuntamento che ormai era diventato un cult dell'anno passato e che ricomincia ad essere un punto di riferimento della trasmissione, perché domenica ricomincia il campionato, certo. E quindi ricominciano i cenni storici e statistici con il punto di Roberto Cerrone. Ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Innanzitutto, come stai? Tutto bene? Sì, anch'io ho passato una piccola avventura lì, perché stavo tornando da Chivasso, facendo sempre quella strada lì maledetta, però nel tunnel che prima che precede il ponte ci hanno fermato e quindi non abbiamo avuto problemi, se non quello di stare lì imbottigliati per circa tre ore e mezza prima di poter appena uscire dall'autostrada e poi riprendere la strada. Ma lo stesso giorno del crollo? Eh sì, quel giorno lì proprio, a quei momenti, ovviamente 6-7 minuti prima del crollo, stavo come in macchina. Ah. Stavo proprio lì, insomma, vabbè, niente, poi tra l'altro c'era tantissima pioggia, tantissimi fulmini, perché poi l'uscita dell'autostrada da proprio su dove è l'IVA, perché ci hanno fatto uscire su Genova aeroporto, e lì all'IVA cadevano ancora i fulmini, ma era già passata mezz'ora, 40 minuti dal crollo del ponte, quindi una situazione veramente surreale. Noi ci ha avvisato un camionista che ci ha detto: guardate che è crollato il ponte, perché nessuno diceva niente, là gli addetti che stavano lì a cercare di fare uscire le macchine all'indietro piano piano per scendere giù, per quella l'unica uscita. Vabbè, comunque purtroppo tantissima gente è rimasta lì e immagino che sarà una ferita difficile da rimarginare per Genova, ma penso per tutta l'Italia. Tra l'altro questa sera qui, io sto qui a Roma, a zona centro, io non tanto, però gli amici vicini di casa mi stanno dicendo che hanno sentito un terremoto, della gente per strada. Ci ha detto pure il nostro amico Adriano dall'Aquila, che ci segue in chat, 5.2, Adriano Vaschi, sì, 5.2. Certo, lì lo sentono ancora di più, certo. Vabbè, comunque se questa giornata si giocherà, quindi torniamo a Roma, no? Così torniamo a quella partita. Ma perché c'è qualcuno. Veramente io ho letto che soltanto le genovesi non giocano, il resto del campionato. Sì, è uscito fuori il comunicato della Regione Genova Calcio, che ha detto che della Lega, che soltanto le due squadre genovesi stanno optando, eventualmente, essendo sabato prossimo lutto nazionale, se o meno il caso di far giocare, gioca la Lazio contro il Napoli e gioca la Juventus a Verona, stanno pensando di spostare anche queste due gare alla domenica. No, vediamo un po' se questo succederà oppure meno. Vabbè, com'è? Torniamo a Torino-Roma. Ricominciamo con il punto di Roberto Cerrone, il primo e il dopo. Oggi il primo. Okay. No, molto prima, non volevo dire niente, perché poi tra l'altro volevo parlare di giocatori ex, che sono soltanto dalla parte del Torino, Iago Falk, che sono giocatori anche abbastanza importanti. Sicuramente bravi. Non so se sono adatti, se sarebbero da essere titolari in questa Roma, questo non lo so, però magari nella rosa, forse qualche posto ci avrebbe trovato. Comunque la Roma è la 73esima volta che va a giocare in casa del Torino nel campionato di Serie A, io distingo sempre, poi dirò anche gli altri tipi di partite. Sono 73 volte che abbiamo giocato, giochiamo lì a Torino, 32 volte ha vinto il Torino stesso, 14 i nostri successi e 27 i pareggi. Quindi un bilancio non certo positivo, 110 gol fatti da loro, 67 i nostri. Però andiamo a guardare gli ultimi, all'inizio di questo secolo, qui il Torino ha giocato anche qualche anno in Serie B, nelle ultime 11 partite, stavo a vedere dal 2000 fino all'altro anno, sono state fatte 11 gare, noi abbiamo vinto ben 6, pareggiate 4 e perse una sola.
solo una volta abbiamo perso, quella famosa del 3-1 che ci fece due gol a Iago Parco, che parlavamo. L'anno scorso abbiamo vinto con gol di Kolarov, ricordate, su punizione, intorno che era al 20° del secondo tempo, 20-25, in una partita che non è stata eccelsa, ma che la Roma aveva molte assenze e che comunque porta a casa abbastanza tranquillamente. Un Torino-Roma non è anche legato al record che ha fatto Garcia? Delle vittorie? Beh no, fermo fermati, purtroppo, fermo fermati da un pareggio, ci fece gol il nostro ex, a proposito di ex Cerci, mi sembra su coste di Meggiorini, tra l'altro mezzo fischiato da un fallo su Benatia, se non ricordo male. Sì, quello fu un pareggio 1-1 che dopo 10 vittorie ci bloccò. Poi la settimana dopo fu bloccato anche da Sassuolo e da lì cominciamo un pochettino a tentennare, anche se poi la Roma fece il suo record dei punti quell'anno, 85, non ha mai fatti così. Ma in quell'occasione soltanto con Spalletti. Ma mi ricordo male o che in quell'occasione ci fu un episodio abbastanza clamoroso, forse di un rigore che non ci è stato dato? No, a parte il rigore non so tanto, ma il gol stesso del Torino fu clamoroso, perché Meggiorini diede una spinta abbastanza evidente a Benatia, che proteggeva il pallone, e lo riconquistò, quindi dal fondo lo rimise all'indietro per Cerci, che mi sembra anticipò Balzaretti, se non ricordo male, e battete fu un bel campionato. Poi Torino-Roma è anche la partita che abbiamo già visto anche nel campionato, che era quello nazionale, cioè prima della Serie A, e una sola partita Giambolì l'abbiamo persa, un'altra l'abbiamo persa nel campionato dopoguerra, quello del 45-46, quello fu fatto a gironi, no? Prima girone nord da una parte e girone centro-sud dall'altra, poi le migliori fecero il girone finale, la Roma che si è qualificata in terza nel girone finale, nel girone centro-sud arrivò poi in quello finale dove mi sembra arrivammo sesti, ma comunque la partita con Torino la perdemmo. Ci sono tantissime partite Coppa Italia, Torino è forse la gara in Coppa Italia che più abbiamo giocato, a Torino abbiamo giocato 10 volte, abbiamo vinto soltanto 2, però bisogna dire la verità che 2 volte abbiamo festeggiato la Coppa Italia, l'abbiamo festeggiata lì a Torino, loro l'hanno festeggiata una volta a Roma, ma noi 2 volte l'abbiamo fatto lì. Quella famosa col gol di Licolea a 5 minuti al termine, una finale ripetuta dopo che a Roma era eliminata 0-0. Scusa se ti stoppo, Robè. La vittoria della Coppa Italia col gol di Licolea fu la partita che mi fece innamorare della Coppa Italia, anche perché legato a un fatto personale molto carino, che io stavo praticamente dormendo sul lettone con mamma. Solo che però anziché c'avevi l'età giusta ancora esatto solo che però anziché stare vicino a mamma stavo lungo il bordo del letto, quindi stavo ai piedi di mamma. All'improvviso, perché all'epoca papà sentiva la radio, la radiolina, la Roma vinta ha segnato Nicolè, e io batabù sono cascato dal letto. E questo è stato l'episodio che mi ha proprio impresso sta vittoria di Coppa Italia col gol di Nicolè. E portavo traumi per tutta la vita. Adesso puoi dire, mo capisco tante cose. Io pensavo che darsi il giolone invece. No, dal letto direttamente sono cascato. E se il giolone è più alto del solito. È più alto. E poi l'altra volta vincemmo quella Rigoli. Esatto. Con Tancredi, no? Che fece il mostro. Invece quella partita là, l'aneddoto mio, è che mi sono innamorato dei Tancredi e del ruolo del portiere, che è stato poi il mio quando giocavo a calcio, quindi per me era il mito mio Tancredi. La partita là mi fece innamorato Franco Tancredi. Beh, ma anche quella prima, anche l'anno prima fece i rigori, però diversi quelli finali. Sì, sì, come no. Cioè. Quella che invece è il suo epilogo all'Olimpico. Sì, beh, sì. Comunque sono ricordi anche abbastanza belli, positivi. Tanto noi andiamo a Torino, ma a parte con tutta una schiera di giocatori nuovi che onestamente sono diventati 11-12, non so quanti giocheranno, secondo me giocherà giusto forse Kluivert e forse ne arriverà un altro, chi lo pure, sa. io avrei strappato Gervinho. Ah, chi lo dice, abbiamo detto me lo sarei ripreso strada facendo, perché avrei fatto tiro a tatto.
Ma vediamo come arriva, perché è vero che lui fece tre campionati, quei due bellissimi, sì. Ma in Cina ha avuto un grosso problemi fisici, calo, sì. Non so qual è stato il suo rendimento. Mo vediamo un po' qui, certo Parma è il posto adatto per ricominciare, lui comunque mi sembra che ha 31 anni, abbastanza, con quel fisico che ha, molto esile, non credo che abbia problemi certo, come... Io glielo auguro, meno che quando giocherà contro la Roma, ecco. Certo. Faccia un buon campionato del Parma, meno che... Pensavo che ce l'avesse di più dei anni. No, mi sembra 31, è l'87 mi sembra. 31 anni, vabbè, ancora, dovrei andare a guardare. Ancora vuol dire la sua, eh? No, sì, sì, perché poi ormai questi giocatori un po' si è allungata la vita. Non so se Gervinho è uno di quelli che fa una vita molto sobria, sì, dipende, oppure no. Dipende. Oppure no. Se va a vincere la Coppa d'Africa, no. Vabbè, lui è indietro, fa tutti l'anni la Coppa d'Africa. Però credo che con tutti i soldi che ha preso in Cina e la vita che ha fatto in Cina, certo, non lo so che... Vabbè, però se non è stupido, Parma, come dice giustamente Roberto, è una piazza giusta, perché è una piazza che non ti opprime, certo, c'è provincia, certo. Se tu vuoi fare comunque professionista, come no? Non lo puoi fare tranquillamente, anche se però qualcuno gli deve dire che a Parma non c'è una spiaggia privata e non può usare l'elicottero. Per cui, visto che voleva quello, e viste sue, dall'Arabi voleva l'elicottero e la spiaggia privata. Comunque, Parma è l'unica città in cui sono tranquillo Cassano, quindi non mi sembra che abbia fatto cose grosse. A Genova la lasciamo perdere, a Roma, a Madrid, però, ma mi pare che a Parma non ha fatto niente. Cassano è stato tranquillo, buono, niente. Sì. Però combaciava col periodo forse. Del matrimonio, sì, del matrimonio, sì. Per cui probabilmente anche lui si è dato un po' la garbata di suo. Va bene, quindi abbiamo detto questa cosa. Allora, caro Roberto, ti saluto con un trabocchetto, con una domanda. Voglio vedere, voglio vedere se sei preparato. Se sei preparato. Quale calciatore italiano o straniero ha siglato la prima rete della storia giallorossa? Oddio, buono, è il giocatore italiano, ma no, è italiano, è Chini Laudena. No. Argentino. Enrico Gappa. No, quella è la partita amichevole, però. No, no. Io penso al campionato. Con Livorno. Va bene. L'autore della prima rete della storia giallorossa è il mediano Enrico Gappa, nato a Roma il 10 giugno del 1898. Giunge dalla Fortitudo e nel suo unico anno di permanenza disputa complessivamente 15 partite, segnando 4 gol. E tra l'altro la Roma ha fatto tutti gli altri ruoli, tipo il segretario, addirittura era detto ai magazzini un certo periodo di tempo, era uno che facendo, e si racconta che non prendesse neanche i soldi, neanche tanto stipendio. Allievo Roberto Cerrone, 5, si prepari. Io pensavo che tu dicessi il campionato, però me l'ho messo fuori strada. La prima partita ufficiale. Ne riparliamo. Sì, la prossima volta mettiamo la sigla del rischio tutto, però. Devo farmi io precisare. Che vuoi la partita ufficiale? Devi precisare anche la domanda. Partita ufficiale o amichevole? Come vuoi fare? Perché per me io poi tra l'altro distingo ancora la Serie A dalla divisione nazionale, per me. Invece c'è chi invece considera partito ufficiale anche il torneo ad idolo inglese, per esempio. E io per esempio io non lo considero, secondo me non è una perché è un torneo fatto a invidi, insomma, è certo. Fatto tra due federazioni, non è un torneo riconosciuto dall'allora UEFA, eccetera. Vabbè, comunque. Vabbè, però tanti lo considerano ufficiale. Sarà un motivo di curiosità. Come andare a curiosare il nostro Fabrizio Grassetti lo considera ufficiale. Tutto ufficiale. Tutto ufficiale, vedi? Sì, tutto ufficiale. Allora, ciao, buona serata. Ciao, Roberto. Ciao, 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 ciao. Ed ora sponsor time. Thank you.
Allora, caro Fabrizio, eccoci qua. Ecco il momento, dello spot. Studio 54 Donna di Emanuela Facciatori. La nostra amica Emanuela di Ostia Lido, via delle Bagnere 121. Esattamente, la grande vasca. Esatto, il vascone. Il vascone. Dove tutti offre, quanti ci cascano. Che offre degli ottimi prodotti, rapporto qualità-prezzo, e che ha fatto faville con il suo fuori tutto di venerdì, sabato e domenica scorsa. Meno male, siamo contenti. Dove, ricordiamo, c'è stato un mega sconto, una mega promozione, sconti del 50% per chi acquistava 4 capi, sconti fino al 70%. E su tutti i prodotti, per cui non è che ci hanno dei prodotti, diciamo, di secondo livello, ma tutti tutta la gamma di articoli che erano in negozio. E le marche: Valentina Rio, Fabiola, Angel Eye, Very Simple, No Zone, Retro Display. Oltre a quelli in cui invece Emanuela è esclusivista: North Sail, Fornarina, Caffè Noir, Marley, J-Cube e Cartica. E quindi, cari amiche, andate tutti da Emanuela, perché Emanuela Falciatori, e seguitela, perché spesso ripropone questo tipo di scontistica, questo tipo di offerte per tutte le ascoltatrici di Radio Faro e di Colpi di Tacco. Ci ho parlato l'altro giorno e probabilmente ci sarà un nuovo evento, la ripeterà, di promozione con la ripresa della stagione, diciamo, normale, alla fine un po' del grande caldo, della grande estate. Certo. E quindi Studio 54 Donna di Emanuela Falciatori, via delle Baleniere 121 ad Ostia Lido. Ale, pronto? Ci siete? Pronto. Eccoci qua. Pensavamo di avervi persi, invece. Sì. No. Allora, se vi risentite la trasmissione in replica, mentre stavamo cercando di contattare Appuntare prima voi e poi quel fenomeno del barbetta, abbiamo mandato in onda un pezzetto di un
della Pirols Band, della Pirols Band, con un pezzo di il lato B di Roma Roma Roma, praticamente della Curva Sud, con l'annuncio della famosissima formazione e amatissima formazione da parte di Alessandro del 74-75, del 73-74, Conti Vecchierino, Cordova, Santarini, Battistoni, Negrisolo, Morini, Prati e De Sisti, penso. La formazione del derby d'andata che vinse 1-0. Bravo, bravissimo. Ma sei un fenomeno, sei. Che sta proprio in quel pezzo là, no? C'è tutto, sì, tutti i sottofondi dello stadio. Sì, c'è pure quella famosa frase: la Roma non si discute, si ama, no? Sì, bellissimo. Bellissimo. E te l'abbiamo dedicato, Alessandro. Te l'abbiamo dedicato. Dopo me lo vado a sentire. Allora, visto che quella pippa del Barbetta ci ha chiesto di richiamarlo fra 10 minuti. Piccolo quiz. Poi gli ha preso a fare i quiz. Gli ha preso. Piccolo io quiz. Lo dico, gli ha preso a fare i quiz. E fammi i quiz. Qual è stata? Piccolo quiz, chi è che ci ha capito niente sulle previsioni della settimana scorsa? Quello lo vediamo dopo perché il mercato non è finito. Allora, piccolo quiz. Berardi e Suso ancora possono arrivare. Assolutamente. No, io ancora sto a aspettare. Dite quando arriva, mi vado a chiedere io. Allora, è ufficiale, sei veramente una brutta persona. È ufficiale. Piccolo quiz, qual è stata la prima partita ufficiale disputata dalla Roma? Roma San Pier d'Arena 3-0 del 5 ottobre del 1929. Roma Lazio 0-0 il 5 agosto del 1928. Roma Uipest 2-1 il 28 luglio del 1927. Roma Uipest. Ma pure per me. Che? Pure per me. Uipest. La prima, quella che ha detto il presidente. Che ha detto il presidente? Uipes. Ah, non l'avevo sentito. Roma Uipes. Bravo. Bravo. Hai dato le date. Però questo è facile. Hai dato le date. La prima partita del 20... Eccoci qua. Niente, abbiamo avuto un momento di blackout. Con la diretta. Vabbè, speriamo che stasera levate. Cosa? Levate i tasti davanti a Marco Imberti. Tutti i tasti, allontanate Imberti dai tasti. No, secondo me invece è stato un momento di mancata connessione. È possibile. Sì, perché poi ha ripreso. Okay. Ha ripreso subito, sì. Adriano, si sente? Messaggio di servizio, Adri. Ci fai sapere Adriano, se è tutto regolare? Ce devi fare la regia, porca grazie, loca. Grazie. Dicevamo, Claudio, dicevamo? Niente, che devo dire? Che devo insultarlo ancora? Lascia perdere, dai. Senti, ma... Allora, niente, allora, è arrivato. Iniziamo la trasmissione seriamente. Allora, Edoardo ha detto... Un pensiero a Genova ci vuole e è d'obbligo per quello che è successo, che... Insomma, non sono cose che dovrebbero succedere negli anni 2000, purtroppo succedono e ci vanno di mezzo sempre le persone che non c'entrano niente, quindi un pensiero doveroso alla città di Genova. Certo. Questo mi sembra. Il secondo pensiero lo vorrei dedicare personalmente a Aretha Franklin, che per me è la più grande, una delle più grandi voci della storia della musica, che ci ha lasciato oggi. Quindi iniziamo così, se facciamo un attimo i seri, ecco. Il fatto affinché non arriva il Barbetta, che dopo i seri ne volevo fare più, per ora parlo. Comunque, prima di voi abbiamo avuto i ragazzi del direttivo del Roma Club Genova Picchia Sebino, Daniele, ecco, e Michela, e abbiamo proprio parlato. Abbiamo respirato l'aria di Genova. Ci hanno un po' trasmesso quello che è l'atmosfera
che si è vissuta subito dopo la tragedia e che ancora si vive, perché purtroppo il crollo di quel ponte ha isolato Genova e quindi crea ormai disagi quotidiani per la vita normale, per la vita comune, per cui questo pensiero di questa tragedia è ancora vivo, palpabile. Esattamente. Poi non sapevamo, e subito dopo abbiamo sentito Roberto Cerrone, col quale abbiamo ripreso la tradizionale rubrica Il Punto, statistiche e storie della partita che la Roma va a affrontare la domenica dopo, quindi abbiamo parlato di Torino-Roma, che lui si è trovato nel tunnel che precedeva il ponte mentre crollava. Ammazza il sapevo. Hanno bloccato dentro il tunnel, sono stati fermi per 3 ore, 3 ore e mezza, e una volta crollato il ponte, piano piano gli hanno fatti uscire dal tunnel tutti a retromarcia per cercare una strada alternativa per farli passare, perché di lì a 3-4 minuti prima era crollato il ponte. Mamma mia. Quindi proprio averla vissuta proprio bene. Sono cose che ti mettono in brividi. Male. Davvero. Così come la testimonianza che ci ha dato Michela della intervista che ha rilasciato l'autista del camion, che praticamente si è fermato a 10 metri prima del baratro, che si vedeva, e che ha visto praticamente la macchina che stava lì davanti a lui, l'ha vista andare giù. E chiaramente ha avuto poi il tempo, grazie a Dio, di inchiodare e di salvarsi, di fermarsi 10 metri prima. Ma voi pensate alle case che stanno sotto quel ponte, che se crolla la campata prima fa una strage vera. Sì. Forse sarà il caso di abbatterle quelle case e dare case nuove a quelle persone, perché lì c'è da rimettere proprio mano all'ABC del progetto di quella. Ma può darsi che levano completamente quel ponte a sto punto, faccio un'alternativa e quel ponte lì no. Secondo me, poi non lo so. Boh. Quello doveva essere doveva essere raddoppiato. Dovevano farne uno parallelo, che il progetto era stato già approvato, mai partito però il progetto. Quindi chiaro. Comunque allucinanti le foto di quando era ancora in piedi il ponte da sotto, con quei due pezzi che sembravano incollati con scotch proprio, e che non poteva, ma come faceva a essere stabile quella struttura proprio di solo lo sa, guarda. Una cosa impressionante che ho visto di tutte le immagini, impressionante nel senso che mi ha fatto valorizzare anche dall'aspetto dei soccorritori, è stata l'immagine di quei pompieri che si sono calati aggrappandosi a quella macchina che aveva ancora il faro acceso, ciondolone nel vuoto, e loro che sono scesi reggendosi a una macchina che era sospesa nel vuoto, ci vuole tanto fegato a fare quella cosa lì, tutto fai 50 metri di vuoto, insomma, capito? Quindi io questo pezzo della macchina me lo so perso. Ho visto invece un gruppo di 4 pompieri che si sono fatti come loro una cinquantina di metri nel vuoto dentro un cestello per poter arrivare dove stavano i pilastri tutti accartocciati, e un altro pompiere invece che si doveva calare con una scala e aveva a mo' di zaino il cane ho visto pure. Comunque questa gente qui meriterebbe un po' di più, magari anche un pochino più di soldi di Zonzi, va, diciamo così. Esattamente. Non facciamo retorica, per carità, perché poi il mondo è questo, quindi però vabbè, senza fare paragoni con i calciatori, stipendi più generosi, più decorosi, adeguati per il lavoro e per la qualità del supporto alla città. Hanno lavorato H24 di notte con le fotocellule accese per poter lavorare, anche per cercare di trovare qualcuno ancora in vita. Gente che è arrivata lì e ha lavorato per 24 ore ininterrottamente. Sì. con quei rischi,
non è che stavano lì a seduti con l'aria condizionata accesa, insomma, capito? Quindi, per dire, ecco. Con l'adrenalina addosso e con la corsa contro il tempo. Ah, beh, certo, chiaro. Lavori al limite delle possibilità, quindi... Chiaro. Incredibile. Insomma, è arrivato il zombie. È arrivato, sì. Allora... E andiamo a vedere le proiezioni, le proiezioni della doxa. Tanto che fai lo spiritoso. Io ci ho tutto segnato, eh. Eccola. Allora, per fortuna. Edo diceva Zonzi e Neves. Alessandro diceva Zonzi e Suso. Roscio diceva Zonzi e Neves. Neres. 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 Sì. Poi non fa finta di scordarti che avevi detto te, non c'è provà. Non c'è provà. Chi è? No, detto, non lo so, io ho detto. Non fa... Chi è quello? No, no, chi dico. Ah, Dato! Dato ha detto solo Zonzi. Poi Fabrizio ha detto Zonzi e Neves. Adriana ha detto Dembélé e Neres. E Marco ha detto Zonzi e Bailey. Marco, io a Bouchard se devi provare proprio, hai capito? Io me lo so scritto, c'ho il foglietto, se lo devi mettere il foglietto ce l'ho qui davanti a me il foglietto, a Berardi e Suso dove vai? Ma voi non capite non capite una fava di pallone. Certo, il fatto di aver detto, il fatto di non aver detto Zonzi era un esorcista, un esorcista, se vuoi ti vomito pure verde. No, a casa mia no. Allora facciamo un'altra rapidissima. Aspetta, dobbiamo richiamare la barbetta. Chiamiamo no, ma così al volo, un pensiero nostro, arriva l'esterno o no? Sì, per me. Solo per me la Roma, da quello che sembra che si dice, Tyson è già preso praticamente, però stanno provando per Bailey. Che se Bailey non lo prendono, e pare che però Bailey, la trattativa Bailey sia legata al fatto che possa andare a Siviglia con Alonso. Perché la Roma c'ha 40 da dare e ne vanno 50. Con gli spiccetti di Alonso, forse si avvicinano al tetto. Pare comunque che 50 è il Bayer. Gli fa un favore a Roma. Gli fa un favore? Gli fa prezzo di favore a 50. Ne vuole di più? A 50 pare che gli hanno scontato. No, 50 c'ha. Io so che la Roma vorrebbe spendere gli stessi soldi che aveva messo in preventivo per Malcolm, no? Che erano 40. Erano 38, poi erano 42. Sì. Però praticamente, dato che hanno trovato il muro del Bayer Leverkusen, che ne vuole 50 e non vuole scendere oltre quello, a meno che non si accorgano, probabilmente a meno che non si accorgano 40 e stati 10, certo, i tempi sono corti. Quando finisce? Domani sera? Domani è 18, domani sera, no? Però sembra che i contatti con Gonalons, tra Gonalons e Siviglia, già siano iniziati, quindi magari forse lo chiudono in mattina e pomeriggio lanciano per cosa? Per Bailey, che non mi dispiacerebbe. Comunque, per niente a me. In attesa che Fabrizio chiama Barbetta, con o senza l'ultimo colpo, quindi con o senza Bailey o Tyson o Gonalon venduto, eccetera, ma che voto gli date al direttore sportivo? Per questo mercato? Io ragazzi sono un pochino di parte, io gli do 8 ancora. Che vuol dire io sono di parte, nel senso che io stimo molto, quindi magari sono un po' condizionato da questa cosa, però io gli do 8, secondo me arriva a 9 se arriva l'esterno. Cioè, io credo che un mercato così non l'abbia fatto nessuno nella Roma mai, nella storia della Roma mai, credo. Però, nella storia della Roma, ma anche guardando le altre squadre. Guardando le altre squadre, sì, è vero che è arrivato Ronaldo alla Juve, che hanno ritoccato poco e hanno preso giocatori mirati molto forti. È vero che l'Inter ha comprato,
però la Roma ha fatto una squadra veramente importante, un mix esclusivo tra Chi c'è? Signori e signori, è arrivato il Barbetta. Buonasera. Buonasera. Pronto? Buonasera. Edo. Pronto. Ciao. Dica. Ragazzi, è la presentazione. Ragazzi. Chi ne sentirà mai la trasmissione? Ragazzi. Allora facciamo la presentazione. C'ha ragione però Edoardo. Presento te. Signori e signori, a colpi di tacco di Radio Faro, ecco a voi. Abbiamo il piacere. Edoardo Spampinato, editore, creatore e fondatore di FedeGiallorossa.it e autore del più grande libro della storia dell'umanità, Spifferi Giallorossi. Buonasera, egregio Barbetta. Me coglioni. Hai capito, sì. Adesso però devi presentare pure a noi, siamo gelosi, a noi ci ha presentato, ha detto aspettando Barbetta. Giovedì faccio la presentazione in pompa magna tua e poi facciamo quella del maestro. Così non scassate più i Gonalon. I Gonalon. ho sentito Claudio, non so se c'è il maestro. Sì, ciao Edo. Ciao Ale. Ciao, siamo bello. Tutti qui. Noi adesso non è più il salotto giallorosso, questi siamo quelli della notte, perché iniziamo sempre più tardi. quelli della notte. Ma è inutile che... infatti pensavo, dico, ma mi chiama giovedì o venerdì, perché ancora bravo. Siate bravi e non siate sciocchi. Questa sera siamo andati lunghi c'era un doveroso collegamento con Genova, un collegamento molto bello con gli amici del Roma Club Genova Picchia Sebino, e poi abbiamo ripristinato, visto che sta per partire il campionato, la rubrica di Roberto Cerrone, il punto, storie e statistiche della partita che la Roma va a affrontare domenica prossima, e quindi abbiamo parlato di Torino-Roma. Va bene? Come giustificazione? Ho sentito, io volevo mandare un saluto ai ragazzi di Roma Club Genova, di sicuro che alcuni ragazzi di loro erano lì, dove c'è stata questa disgrazia, che stavano dando la mano già da parecchie ore, e niente, che devi dire più? C'è un conto che, come diceva Marco, dice che capita un terremoto, un'alluvione, una cosa, è come se qualcuno sta a camminare per cavoli sua e qualcuno su un terrazzo via un fucile dice abbiamo sparato a qualcuno di questi che passa, lo suoniamo delle palle, cioè è una cosa assurda. Nel 2018 ma che cazzo un po' nemmeno, perché lì c'è la volontà di uno che ti spara, no? Qui è proprio non c'è neanche questo appiglio, no, c'è lo stesso, è la stessa cosa, la stessa volontà di non aver fatto i lavori. Se facevi i lavori non cambiava, ma perché tu hai rinforzato quell'altro strali e non hai rinforzato quell'altro? Ma c'è stato a momenti al lavoro tuo. Ci sono un sacco di sensori che si possono mettere a un ponte e costano una stupidaggine e ti dicono vita e morte e miracoli di quello che fa il ponte in quel momento, possono un allarme, può chiudere il traffico, può fare qualsiasi cosa. Ci sono dei ponti giapponesi che hanno più sistemi di allarmi loro e l'ascensore di casa di Marco, stiamo proprio a età da pietra. Ma l'hai sentito l'intervento di Roberto Cerrone? Sì, lo sentivo e non lo sentivo perché ero in movimento in macchina. Perché lui si è trovato lì mentre il ponte crollava? Sì, quello l'ho capito. Ho sentito che stava facendo il tunnel quando l'hanno bloccato, perché dopo il tunnel lì c'è una piccola discesa che poi imbocca sul ponte che porta dall'altra parte. Io ho fatto 4-5 volte quando avversa la Francia e ogni volta che passavo da là facevo per me. E sto punto mi pare che c'è, ma ignorantemente dicevo, sto punto per me c'è i piedi stretti, le gambe strette, vabbè.
Mo facevo sempre la ragazza, 4 volte e mo sono fatta a pallette. Per sbrigate? No, no, per sbrigarmi, perché che non mi sono mai fidato di quel ponte. C'è un altro ponte di cui non mi fido mai e non mi sono mai fidato, è quello sulla Roma l'Aquila che porta verso l'Aquila, quel grande viadotto dopo che esce dalla galleria e porta verso Torbombardo. Quello da 18 campate? Sì, che molti poi non sanno, io so perfettamente la storia di quel ponte, l'autostrada di quel ponte, perché so chi lei è. Chi la volle fortemente all'epoca, e mi raccontò che quando fecero la galleria dall'altra parte del viadotto, già stava andando alla grande, si sono trovati con mezzo metro di dislivello. Sì, uscirono, c'era lo scalino, ma lo sapevo. Sì. Stavano proprio chieto. È sempre meglio mezzo metro di dislivello che cascare sotto per 70 metri. Però. Eppure lascio che ci è capitato. Eppure a me quel ponte dell'Aquila, ma invece mi ha sempre dato una sensazione di solidità. È un bel ponte, ma avete visto in giro che stanno delle foto di altri ponti in giro per l'Italia che sono veramente che top. Cioè come ma anche quello lì? Dicono che ci sono due delle di questo qui dell'Aquila, lo leggevo proprio a Mariella, Quintarelli mi sembra l'ha pubblicato, che c'erano due... Ci sono due arcate che sono abbastanza messe male di questo ponte di Roma. Ma lì quello ha beccato un'altra di quelle scosse dell'Uri, che quel ponte, quel viadotto che... no, come fai a non controllarlo? Appunto. Cioè, io sono malato, qualcuno che sta vicino a me lo sa, che mi metto davanti alla televisione, vedo tutti i documentari su Di Max, ho visto dei documentari su dei ponti fatti in Giappone, in Norvegia, in Scandinavia, c'è stato delle opere... gigantesche di una sicurezza unica. Mi fanno dei gomme, no, fanno. Sì, ma sono inconcepibili. Un livello proprio. Ma io guarda, l'ho visto quasi in diretta, perché stavo vedendo il telegiornale quando si sono collegati, e la prima cosa che mi è cascata all'occhio, ho visto proprio, ancora neanche avevo sentito che aveva detto, ho visto il ponte, dalla parte c'era, dalla parte non c'era, e in mezzo non c'era più. Dico, cazzo, è cascato il ponte. È una cosa brutta. Si capisce, è come la Lazio che vince lo scudetto, la stessa cosa, poi in mezzo vabbè, una preghiera a loro, un bacio a loro, ancora grazie ai ragazzi Roma Club Genoa, di qualcuno saluto Alessandro che stava lì e dava la mano. Sì, già loro si sono pronunciati sul fatto che sicuramente il club farà delle cose nella corsa alla solidarietà. No, lì non ci deve essere solidarietà, lì ci deve essere l'autostrada che paga tutti, certo, i danni e ridà casa a tutti quelli che la perderanno, certo, perché lì le case cose concrete, non perché certo. Ma per forza, cioè, lì l'assicurazione dell'autostrada deve pagare tutto fino all'ultima virgola. Ma che si hanno assicurato l'autostrada, quelli che erano con la linea, ma l'assicurazione della storia che prega quelli. Chi caccia, l'importante è che cacciano i soldi, intanto loro poi tutta giusta quei casa sotto. I responsabili lo svigolano lo stesso, raga. È così. Ora facciamo discorsi, non entriamo in discorsi politici, per carità di Dio. No, dico. Però in Italia è una norma che tanto in queste cose qui poi ci sono le parliamo di calcio, la Juventus, prescrizione. Parliamo di altre situazioni, prescrizione. Chiacchieriamo, discutevoli e vedrai alla lunga, poi piano piano te ammorbidiscono e poi la mettono un sacco. Sì. Ma lì è pure pericoloso con quei due spuntoni che ci stanno, che stanno all'aria. Lì se bisogna burrasca e comincia a tirare vento, quello fa vela, quello viene giù. Quei due tiranti non possono reggere quella spezzone, perché beh, non c'ha l'appoggio dall'altra parte. Non hanno supporto. Già se leggeva per cazzo sua, poi gli ha levato un appoggio. Lì ci sono loro i vigili, ora c'è tutta la protezione civile, certo, che stanno facendo le cose che devono fare. Certo. Ci stanno i ponti romani che ancora stanno in piedi. Ancora stanno in piedi. Hanno detto anche loro che... ci sono delle opere della storia che sono rimaste per secoli e secoli, queste sembrano fatte del burro, insomma.
che hanno subito di tutto, poi per morti, alluvioni, ancora stanno guerre, pacifici, guerre. Manco che le cannonate hanno buttato giù. Capito, no? Vabbè, sta Rometta che è arrivata pure sto Zunzi. Hai capito, sì. Stavamo discutendo di questo e stavamo chiedendo, io ho fatto una domanda, ho detto, secondo voi, tutti hanno detto di sì, e ci sono anche delle notizie che io magari non sapevo, secondo voi arriva l'esterno? Secondo te, Edo? Devo dare una percentuale? Sì. 40%. Secondo te quindi è più no che sì? Più no che sì, bene o male ce l'hai i giocatori, a meno che non, all'ultimo non sistemano qualcuno e fanno entrare un altro. Però a questo punto io credo che la squadra sia bella che fatta. Fabrizio Zunzi ha dato una notizia interessante comunque, Fabrizio, dici. Quale? Sì, praticamente sembra che stanno facendo forti pressioni sul Bayer Leverkusen. Ma peccato che stai a mangiare, a paraculo. Mai fregato, mai fregato. Vuoi sapere che cosa? Non te lo dico. Non te lo dico. Eh sì, perché c'è, mentre noi parliamo, no? C'è c'è Marco che capa un frutto e me l'ha servito al volo, capito? Mentre vabbè, qual è la sta dritta? No, vabbè. Che praticamente c'è un pressing forte su Bailey, su Bayer Leverkusen. Sembra che la Roma abbia offerto 40 milioni, il Bayer ne vuole 50. Allora stanno trattando con il Siviglia, con Alonso, già da questa sera, per portare a casa la differenza che serve per apprendere Bailey. Però già sembra che Tyson sia praticamente fatto, che nel caso in cui, vediamo che esce fuori, nel caso in cui Bailey non dovesse arrivare, la Roma comunque farebbe Tyson. Queste sono le indiscrezioni, insomma. Che una cosa dici? Carina, volevo dire a Marco, probabile. Volevo dire una cosa a Marco senza che dici dove sto, però è bello, è differente la radio web nell'FM, a chilometri e chilometri distanti da voi, io mi sentivo colpi di tacco in radio, in macchina, me lo stavo sentendo dal telefonino in viva voce e uno neanche ci fa caso, cioè, ci pensi dopo, ma certo. So tanti chilometri da Roma e la sento ancora, e la sentirò fino al Polo Nord se voglio, e quella è la forza della radio web, che arrivi dappertutto in ogni parte del mondo, quello che non può fare l'FM, è veramente stupenda, la radio web grande, è veramente una cosa eccezionale. Grande Edo, ma ti sei dimenticato che a giugno abbiamo fatto il collegamento col Portogallo? Sì, me lo ricordo. Però vedi, stando in viaggio, in macchina, a tanti chilometri da Roma, senti la trasmissione, è bello, ti senti vicino, vicino, non ti senti lontano. E poi con la te pare sta Maranella, capito? Non c'è problema d'accordo, che quando esci d'accordo. Sì, infatti, no, è figo, è figo. Ho sempre detto che la radio web è veramente un'invenzione eccezionale. Beh, il futuro dovrebbe essere quello, insomma, io immagino. Sì, ma guardate che ci stanno delle radio che trasmettono in America. Il digitale. Ci stanno delle radio web che trasmettono in America proprio con Spreaker, e hanno delle stazioni radio impressionanti, sì. Hanno delle apparecchiature pazzesche, sono non professionali di più, e trasmettono proprio con Spreaker. Uno delle volte dice, beh, Spreaker, che invece ci stanno delle stazioni che davvero la Rai si mette paura a confronto di quelli, e trasmettono con Spreaker, e trasmettono, sì, web in tutto il mondo. Sì. Vabbè, bello. Poi è una piattaforma che abbraccia veramente tutto il mondo, quindi moltissime trasmissioni vanno su questa piattaforma, basta solo cliccare il nome e magicamente lo trovi, quella turca, quella italiana, è impressionante per quanto ci resta. Poi ecco, dovunque stai, dovunque c'è una connessione internet, certo. Non può stare nel Burundi, che se no gli dovresti attaccare al fieno al culo un elefante, però io pensavo di dire a proposito. A proposito, Fabio, mi è piaciuta la battuta che hai fatto, però il buon Marco poi ha voluto un po' camuffare quando ha scritto
Edoardo c'ha il potere della sintesi, bella quella. Sono arrivato, mi chiamo Zunzi, saluto la Maria Destre. Era meravigliosa. Quelli che si lamentavano, non rompiamo nessuno, ma quando piglia, ma quando non piglia. Come diceva qualcuno prima, non so se era Claudio, questo Parma. Secondo me. Gervigno e Parma, se gli sono cascati ancora altri capelli, è meglio che resta a Parma perché è talmente brutto. Mamma mia, manchi i cani. Ma perché se compra una parrucca se ha ancora l'antenna? E poi anche Usan, ho sentito, dove va Usan? All'Empoli. All'Empoli, bravo. Era sbucato fuori ma prefisso. Dove stava Usan? Dove stava Usan? Era nel bar, c'era ritornato. Usan. Dove? Usan sta all'Euro, ha detto Marco. Ti racconto. Mi racconto l'aneddoto che riguarda proprio cosa Gervigno. Stavamo a ritiro in Austria. Vicino al campo sportivo dove si allenava Roma c'era un chiamiamolo un camion, un bestione che non finiva mai, dove dentro c'erano tutti i sistemi per fare fisioterapia e cose varie. A un certo punto dai spogliatoi esce Gervigno in accappatoio, doveva fare delle scale, scende le scale e si delle scale dentro a sto campo, chiamavo camper uno, un camper gigantesco. E nello scene gli si è allargato il coso, accappatoio, i capelli ce l'ha, ma tassi su un po' capito come sta accorciato. Sì, per fortuna sì, che mettiamo in web radio solo tutto il mondo sente, quindi va bene. Sì, ma guardato come per dire, o mica la pubblichi. No, sì, la pubblico no, perché se la pubblico qui fa la folla, che sei scemo. Io ho qua la folla, ce l'ho da parte. Quando servirà che devono rifare la torre di Pisa da qualche parte, gli dico, guarda, chiamate al Gervigno, non c'hai i capelli, però devo dare una mano per attaccarci due bandiere, mortacci su. Poraccio che ci capita, poraccio i giocatori del Parma, io la doccia con quello ma avrei. Insomma, raccontatevi via questo mercato, ci siamo contenti o no? Contenti 8.5. Ecco il voto, vedi, io l'ho dato 8, lui 8.5. Gli altri non ho sentito il maestro, non ho sentito 7.5. 7.5 il maestro. 7.5. Sì, perché il maestro prima lo sempre vedere prima, capito? Sì, io devo vedere. Perché bello perché le voglio bene. Alessandro aspetta giustamente il verdetto del campo, lo dice sempre. Sempre. Io non vedo l'ora che arriva domenica, guarda. Ne la faccio più. Sì. Guardate che Zonzi è una bella bestiaccia. Zonzi quando è entrato alla finale del campionato del mondo ha cambiato veramente la Francia. Vabbè, da partito che gioca. Stando così, che gioca. Facciamo finta che non arriva all'esterno, no? Stando così. Qual è per voi la formazione più giusta per la squadra che attualmente abbiamo? Parli dell'attacco? Ci stiamo a divertire. No, formazione, scusatemi. Qui, dobbiamo stabilire lo schema. Dobbiamo stabilire il modulo. Non voglio la formazione, scusatemi, sono sbagliato. Secondo voi il modulo più giusto per questa squadra? 4-2-3-1. 4 4 2 3 1 per voi? Io farei più 4 3 1 2 3 4 1 2 bravo, io pure, io come Alessandro, come dice Alessandro, anche perché tu metti a centrocampo, metti Zonzi, De Rossi, sì. Strootman, Cristante pure un po' più avanti, che non deve correre, come dice Alessandro, se non si spompa metti Pastore, davanti ci metti Dzeko con Schick. Secondo me si ingrano, ma poi girano, ma normale, no? E seconde punte, no. Parti con Dzeko fisso titolare, perché Dzeko fisso titolare, no? Cioè la prima partita gioca Dzeko fisso titolare, poi gli metti vicino Schick che dopo 50-60 minuti Porello si stanca, entra seconda punta veloce che può essere un Der, Kluivert, Sharawi e chi te pare a te, e fai gioco a quello, no? Certo. L'unica cosa, per minimo di perplessità, ce l'hai sul fatto che comunque
sulla fascia tu c'hai due giocatori che un po' li perdi, tra virgolette, cioè in che senso? Nel senso che da una parte Florenzi, dall'altra Kolarov, e poi però c'hai solo due centrocampisti, perché è chiaro che lì gioca Zonzi e poi ce ne devi mettere solo un altro, perciò devi scegliere fra De Rossi, Pellegrini, Strootman, devi scegliere, e perché poi Pastore deve giocare per forza pure lui, sempre, fisso, perché è il ruolo suo, l'uno è lui, l'uno è solo lui, poi una volta magari può pure giocare, fate conto, con uno chic trequartista, che ne so, invece che Pastore, perché vuoi fare rifiatà, allora fai giocare chic 20 metri più dietro dei due punti e fai giocare chic trequartista, ma però poi perdi un centrocampista, capito? E perde un centrocampista che perché è un po' un dritto. È bravo, è un pochettino. Però potresti anche fare in modo che, fai conto, un Kolarov potrebbe giocare centrale di sinistra, tanto per farti capire. E giochi con un centrocampista in più, non giochi tanto sulla fascia, in quanto fascia, e giochi un po' più con un centrocampo un po' più forte, con tre centrocampisti. Ma quello dipende sempre che squadra vai a incontrare, sa. Esatto, bravo, esatto. Ma una cosa è certa, che tu quest'anno, quando guarderai la panchina, ti stropiccerai gli occhi. Certo, una volta anni fa guardavamo la panchina e ci venivano gli svenimenti, perché dicevamo che cazzo non la fanno entrare. Adesso tu in panchina c'è gente che ci capisce, ragazzi. Gente e poi forte, c'è una cosa, secondo me, che fino adesso non ha scritto nessun giornale, non ha detto nessuna radio. Aspettavano a te per dire. È facile, famose corna, grattamose tutto quello che c'è da grattarsi, ma l'anno scorso quanti infortuni ci abbiamo avuto muscolari? Quest'anno, per ora, zero. Pare che avendo cambiato pure i preparatori, capito? Comunque lo scorso anno abbiamo avuto una media di almeno 6 giocatori indisponibili per guai fisici a partita. Comunque sono andati via i due americani. Sono quasi d'accordo con te, tranne su una cosa: che se devi rinunciare ad un centrocampista e far retrocedere una delle due punte come trequartista, io vedrei molto meglio Zeko che non Schick. Forse Zeko, perché Zeko ce l'ha, 10 metri più indietro. Zeko ce l'ha anche, come sì, no? ce l'ha. Schick è più un animale d'area, diciamo. Sì, sono d'accordo, si può fare, ma vedi, l'hanno sempre presentata come una coppia che non può giocare insieme, invece per me vanno benissimo, perché se possono tranquillamente intercambiare in continuazione, come sì, centrale, allora, come quello che gli va un po' dietro. Ale, quest'anno vedrai un altro Schick, che è stato molto premuroso, ha cominciato a allenarsi da solo. Non è svagato come l'anno scorso, c'è avuto un sacco di errori. Secondo me Schick farà un grande campionato e farà ridere un sacco di gente. Ma io poi mi fido di Pierino non ha comunque sempre parlato bene. Io vedendo questa squadra qui, mi è venuto, quando abbiamo preso un Zonzi, mi è venuta un po' una fissa, perché tutti a dire, no, Zonzi al posto di De Rossi, che sarà l'alter ego. Io con 4-2-3-1 con davanti alla difesa Zonzi e De Rossi insieme, me ci vorrei divertire. Con 4-2-3-1 Zonzi e De Rossi davanti alla difesa, con le due ali che spingono forte, magari che possono essere sia Kolarov o Pellegrini, che ce l'ha di suo, o di qua Florenzi o Kasov, che anche lui è uno che quando sta bene sa spingere. 4-2-3-1, e lì a quel punto lì non devi rinunciare a un centrocampista. 4-2-3-1 dei tre, quello centrale chiaramente è per Pastore, laterali puoi scegliere tra chi te pare, e poi c'è la punta. 4-2-3-1 sarebbe molto interessante, anche se purtroppo credo che Difra non gli piaccia molto come modulo. Schema.
Ma io adesso, guarda, mi è venuta un attimo una visione, no? Questo immaginare Insigne che parte e si trova prima davanti, e si trova prima davanti Kolarov, no? Riesce pure a passare Kolarov, dopo si trova davanti in Zonzi, che fa? Gli lascia la palla e se ne va? Cioè, si trova in una montagna, è una montagna vera. Io oggi vedevo l'allenamento che Zonzi è passato un attimo accanto a Florenzi, no? Proprio un attimo. Sì. Stava anche Rossini e è sparito Florenzi. Ma avete visto la foto di Zonzi e Monchi alla fine della conferenza stampa? Sì. Monchi certo, 1,78, 1,80 gli arrivava alla spalla. 1,80. Gli arrivava alla spalla. È 1,98. Comunque, se penso... Fatti comprare magliette di Zonzi, la fanno pagare più buono. Ti fanno pagare più stoffa. No, penso solo di chiedere la maglietta XS di Zonzi, non esiste. No, che ci fai anche a padoglio. Mamma mia. Comunque sarebbe carino anche il 4-2-1-3. Zonzi e De Rossi davanti alla difesa, Pastore e davanti Kluivert o Schick, Zego e a destra Kluivert o Under. È la stessa cosa del 4-2-3-1, sì, esatto, un po' più offensivo, è la stessa cosa. Certo, un po' più, sì, vabbè, però è lo schema solito. Vorrei fare un piccolo sondaggino. Allora, la Roma non passa agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni, va in Europa League. Va in Europa League e vince l'Europa League. C'è state o no? Sì. Io sì, come tifoso non sì. Non passa gli ottavi. Arriva terza al girone. Sì. Arriva terza al girone. Vai in Europa League al girone. Al girone no, al girone. Io sì, la società no, io sì. Te che sì, dici? Anche io, perché poi effettivamente l'Atletico Madrid insegna. L'hanno fatto, per carità di Dio, è chiaro. Alla fine si sono vinti Coppa UEFA e la Supercoppa. Sì, che hanno fatto male, è chiaro. Poi dopo, però economicamente ha preso più soldi a Roma. A voglia, ma nettamente chi vince l'Europa League prende meno soldi di chi arriva ai quarti. È quello che volevo significare. Non lo so, non solo volevo significare, oddio. Volevo significare. Questo è scemo stasera, io lo so dire, ragazzi, cioè non sta bene. Maestro, hai sentito come parla Forbito? Berardi e Suso, te stasera sei Zonzi e Bailey, ah bello, qui ci stanno le carte e c'ho pure Fabrizio con te. Berardi e Suso, te sei Berardi e Suso, basta, capito? Ecco. Appena arrivato il colpo del Zonzi, ho detto aspetto giovedì sera, ando cazzo vai. Lo fa questo. Che poi era quello che diceva che non veniva, eh? Appunto, è lui. Maestro, oh, solo te mi capisci, dimmi. Faglio capire a sti due. Ma la scaramanzia, no? Già ne abbiamo parlato, si è letto pure su Facebook, dai, no? Procediamolo al presidente in prossimità della festa, su. Un esorcismo è stato fatto. Un esorcismo. Te più teatro un esorcismo, perché se guardate è un esorcismo, mica può essere altro. Infatti noi domani ci andiamo a fare una bella pizzettata col maestro e con Fabrizio a via dei Capannelle 2:15 alla faccia tua e De Barbetta. Vedi, eccola. Ma io spero che te piaccia, Rea. Ma no, dopo, c'ho, prima. E che mi importa? C'ho il Normix. Il Momis. No.
quando c'hai la scarica prendi l'Imodium e poi prendi il Normix e ti riequilibri tutto quanto il culetto. Come quando successe a Loris Boni, no? A chi? Loris Boni arriva da Sampdoria era un pischello, insomma, aveva 23 anni, no? E finivano allenamenti dopo il ritiro di Scona a Tre Fontane, insomma faceva ancora callo perché faceva callo, e lui era prima a correre verso gli spogliatoi perché c'era il tè freddo, e quando arrivavano altri che arrivavano, non correvano per andare dentro gli spogliatoi, il tè freddo c'era più perché so beveva tutto Loris Boni, no? Allora una, due, tre, alla quarta volta c'è stato il compagno che era... Era il compagno che aveva le mani grandi e i baffi e i capelli ricci, no, che gli infilò il Gutalax. Così dice: ancora sto a cagare, ha detto Loris, ancora sto a cagare per te. Che dice: non l'ho fatto più. Non hanno detto una parola. Io non ho detto una parola, però non l'ho fatto più. Perché siamo capiti? No, abbiamo capito pure chi è stato quello che i manoni a chi i baffi. Bravo, certo. Paolo Conte. Allora vi regalo una chicca, dai, vai, siete pronti? Vai. Però registratela perché la faccio una volta sola, ok? Non mi interrompete, Edo, fai il serio, chi sa di niente, mi sono sbrigato, esatto, sentito sotto va, ecco. Allora ve la regalo, ripeto, registrata perché ve la faccio una volta sola. Vai. Lo vedi, c'è Danilino, più avanti gioca il Flaco, a destra ci corre Cencio, quanto me fa pazzi, indietro c'è Manolasse, al fianco il comandante, tu vieni a divertirti tutti insieme. Zonzi. Ma ci abbiamo un po' grandi compatri col faraone, persino c'è sta Florenzi dall'altra colarò, in porta c'ave Molse, nel mezzo pure Kevin, andiamo a divertirti tutti. Zonzi. Sì, ma c'è un video da mettere su Facebook. Avanza tu Pellegrini, Cristante pure Cardo, di andare però te Coric con Claver e con Alon, Marcano non è da meno con Jesus e Santon, ci andiamo a divertire. Zonzi. No, il finale è diverso. Ci andiamo a divertire. Grazie Monci. Io tocco a te. Dai. No, devi far video, devi mettere su Facebook. Dai. L'ho messo tutti, Mo si arriva quello nuovo. E sai come se... Ti sei scordato l'ultima strofa? Quale? Se viene Bailey, Zonzi. Quello non lo posso prendere. Se viene pure questo. Se voleva con la Londra, devo inserire quell'altro, insomma, c'è da fare qualche modifica. Allo stato attuale sono tutti. Allo stato attuale. Pensa come è stato stasera. Claudio. Se te risenti a replica, alla fine ti ho messo applauso. Ah sì, grazie. Scrosciato proprio. Meritatissimo. Un applauso da stadio proprio. Grazie, moglie grazie. Ancora te. La tua moglie sta ancora in piedi, ti ho sentito. La mia moglie? È due giorni che fa due palle così. È due giorni che fa due palle così. Ma sei ancora all'Argentario, Cla? No. Sei tornato. È finita la pagina. È finita, C'era due giorni da ferie. Comunque domenica c'è un risultato solo, però, ancora in serie. Voglio bene. In serie. Fino al 27 sto in serie, però c'è da lavorare più a casa. Però hai finito i giorni. Ho finito i giorni, bravo, sì.
controllo per tutto, ho finito tutto. Ah, davvero, perché mi cambiato pure che capito? Mi sono messo a cantare, capito? Perché almeno mi passava la paura. Vabbè ragazzi, si è fatta una certa. Perché io non ho letto. Eh no, se è 11:20 io vado a lavorare. Ci hai chiamato 11 e 20 attacchi. ci stai un pochetto come dire, trascurando, Marco? Pure! Certo. Ma io penso che... Ma allunga alle 11:30 e buonanotte. E sei 11:20 infatti, bello. E se facessimo... Allunga alle 11:30. E se facessimo un'ulteriore trasmissione quest'anno? Quest'anno raddoppiamo, raga. Un'ulteriore che vuol dire? Se rompi le palle il giovedì, se vuol rompi le palle il martedì. Bravo, esatto. Ma martedì però poi c'è sta pure la Champions, raga. Non si sa se facciamo lunedì o martedì. No, forse più lunedì. Lunedì e giovedì. No? A proposito, io sono un po' fuori dal mondo, voi siete un po' più informati di me. Che succede per domenica? C'è il rischio che rimandano le partite, che giocano... Per il momento solo quella del Genoa e della Sampdoria. Sono a rischio quelle di sabato, ma a rischio relativo perché casomai potrebbero giocare di domenica perché sabato è lutto nazionale. Cioè quelli sabato sposterebbero la domenica. Sì, perché sabato ci sono i funerali di Stato, lutto nazionale, e quindi probabilmente le partite le sposteranno la domenica. Bisogna vedere se stai accetta. Vabbè. Tanto comandano quelli. Che casino. Ma altre notizie non si sanno. Se sono aumentati, hanno ritrovato qualcuno. 38, io so che erano 38. Sì, io pure 38. Io pure 38 e di cui tre bambini. Sì. Ma tutti giovani poi, Ma la cosa foto oggi quasi tutti giovani. La cosa sconvolgente è che la testimonianza che ci hanno raccontato i ragazzi del Roma Club Genoa Picchia Sebino è che loro sono molto attivi nella raccolta sangue, no? Fanno sempre la raccolta sangue per il Gaslini di Genova. E in questa occasione Michela, che stava ai microfoni con noi, è la organizzatrice del club quando c'è stata la raccolta di sangue, e quindi si era attivata con gli altri del direttivo. In questa occasione praticamente si era informata che tutta questa richiesta di sangue non c'era, e si sono domandati il perché, visto la situazione. È perché tutti morti. Perché c'erano troppi morti. Quindi è stata. E quelli che ci sono quelli che a me preoccupano, non dicono ancora niente, quelli che sono ancora in codice rosso, insomma. E ce ne sono diversi ancora in codice rosso. Purtroppo ce ne sono diversi. Tocca pure vedere che tipo di lesioni hanno avuto. Perché ma io voglio sapere. Beato lui che si è salvato, ma come ha fatto l'ex portiere del Cagliari dopo quel volo? Io vorrei sapere che macchina c'è, perché se ci conviene farsi qua la macchina c'aveva anche l'armale, sì, l'ex portiere del Cagliari ha fatto un volo nel vuoto, si è incastrato in un modo. Che è il portiere dello Spezia ora? Sì, che era il portiere dello Spezia, quello che impara 130 anni è caduto nel vuoto, si è incastrato tra il pilone, non so che cosa, la macchina, e lui è rimasto illeso, proprio illeso. A proposito di queste cose, ma voi il terremoto lì avete sentito qui a Roma, ragazzi, stasera? No, a Roma no, ce l'ha detto Adriano, 5.2 in Molise. Sì, ma lì se l'ho sentito. Ma dove è preciso? È in Molise. È in Molise, sempre vicino a Campo Basso. Per Dio, 5.2 qualcosa. Sembra che si sia sentito più verso Pescara, però si è avvertito pure da Roma. Certo, ma si è sentito pure qua. Hanno detto il terremoto di così, una bottarella è arrivata. Dico, questa sarà Fortarella, ma no, qua vicino. Purtroppo,
pare che il mese d'agosto, i mesi d'agosto, sempre. Davvero, guarda, quando metta caldo, terribile sta cosa. Oggi a Roma ne è piovuto forte pure, ammazza. Da me a Vermicino non ha fatto tanti danni la pioggianza, è stata abbastanza gnagnarella, costante, continua, sì, però non scrosciante. No, affatto. Va bene ragazzi, va bene. Allora buonanotte a tutti. Allora buonanotte. Speriamo di commentare anche un altro acquisto. Domani i primi tre punti e bravo. I primi tre speriamo punti bravo. Bravo, 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 certo, bravo. è vero che era come stare, io non vedo l'ora. Tre punti, allora facciamo l'ultima, dai, che segna il primo gol della Roma stagionale, dai. Il primo Diego. Gol della Roma stagionale, il primo gol della Roma stagionale, Diego, tu dici Diego, io sì, io dico Schick. Poi? Io dico Schick. Gioca. Lo fa giocare. Schick. Chi ha detto Schick? Io, Fabrizio. Marco? Fabrizio. Ah, Fabrizio. Marco? Marco, che dici? Chi segna? Per me segna... Pastore. Ma ha fregato, lo stavo per dire. Ma avete visto che... A parte Pastore, penso che segnerà proprio uno dei nuovi. Poi, se sarà Pastore, qualche altro non lo so, ma credo che sia... Che segnerà proprio uno dei nuovi. Io penso che sarà un centrocampista a segnare, perché Mazzarri metterà proprio l'autobus davanti alla porta. Per cui spero che agli esterni, alle ali giochino gente che sappia saltare l'uomo e rimetterla dentro. Certo, Zego c'ha grosse possibilità, però non so perché ho l'impressione che il centrocampo comincerà alla grande domenica. Edo, tu che dici? Io dico Sencio. No, io pensavo a Pastore, però sono convinto che segnerà. Sto vedendo immagini adesso, non mandavo a Pia quel camion, sto vedendo il camion retromarcia, quello che stava proprio sul bordo, sullo strapiombo, lo stanno portando retromarcia sul ponte, voi ci sareste andati a tirarlo fuori da là. Mamma mia, lo stanno portando indietro. Che male. Vabbè, Edo, te che dici? Ti ho detto un Pastore e uno dei nuovi, non so chi, pensavo Cristante, Pastore, ma Cristante. Diciamo che uno dei nuovi. Che volevo dire anch'io Cristante, però non sono sicuro se ci sarà titolare. Io penso che quello giocherà tanto. Anche per me. Un altro che giocherà tanto sarà Marcano. Sì. Sì, è vero. Perché è proprio affidabile. A proposito di Pastore, avete visto che popò di addio gli hanno hai visto, sì. Che gli hanno fatto lì al Parco dei Principi? Alla Pippa. Adriano dall'Aquila dice che il primo marcatore sarà De Rossi. Allora ci danno rigore. De Rossi. Io ho detto Cencio, si è detto Schick. Edin Pastore, allora, in due. Allora Ale ha detto Zego, Marco Pastore, Edo o Pastore o Cristante, Claudio Cencio, Fabrizio Schick e Adriano DDR. Senti un po', ma se segna Olsen non ce ne può fregare. L'importante è raccontare 3 punti la prossima settimana. Ma perché golette con la roba su punizione, è fastidio? Ha segnato l'anno scorso, non ci credo che lo rifà. E intanto ha già fatto con l'Atalanta. Comunque ha fatto al 64esimo. Un'osservazione. Se vuoi fare qualche cosa, devi partire subito
ha sprombattuto e fa più punti possibili, visto le prime due o tre giornate che c'hai. Se fai i punti, cominci a vincere, prendi fiducia, prendono fiducia i giocatori, lasci qualcuno indietro. Ho visto un po' il calendario nostro, quello da Lazio, se prima del derby gli stai sopra di 6-7 punti, mi viene da ridere. Il Milan, cioè, il Milan sembra che stia chiudendo per Milinkovic Savic, in queste ore. Il Milan? Sì. Il Milan? Sì. Il Milan sarà la sorpresa del campionato, altro che Inter. Vero, cioè, il Milan non ha praticamente una presidenza, e questi comprano la rotta dei gol. Ma finanziario per chi c'è? Come funziona questa cosa? Perché io ogni tanto mi viene voglia di farsi queste domande. Questi non hanno un presidente, certo. Una società che ha fatto un prestito al virtuale presidente di prima, questo è insolvente e la società gli ha portato via la squadra, perché praticamente è questo, per riscattarla. No, ma poi l'aveva, e adesso questi vogliono comprare un giocatore a 100 milioni. L'hanno sospesi dalle coppe, poi l'hanno riammesso. Cioè, una cosa veramente. Ma io però l'ho riammesso. Penso che prima o dopo vedrete che Pallotta dirà qualche altra cosa sul Milan. Sicuro. Comunque... No, ora non dice niente, perché quello che c'è ora è amico suo. Infatti, proprio perché è amico suo. Comunque stiamo dicendo queste cose del Milan, e se dicevano le stesse cose del Paris Saint-Germain, che comprava a rotta de gol a destra e a sinistra, fatto sta che pure il Paris Saint-Germain, a parte Buffon, sta cominciando a dar via tutti i mezzi, a svendere. È finita la pacchia che fai passare per sponsorizzazione, un'introduzione dei capitali, certo. Senza avere la possibilità di vendere giocatori, ma comprare. Marco, sono d'accordo con te, ma qui stiamo parlando di una squadra che non c'ha un presidente, non c'ha capitale. Ma scusa, ma come ti pare? Io mi faccio come pare, ma la mancanza del presidente, la mancanza di un capitale, sono mancanze di requisiti fondamentali perché la società possa essere in qualche modo certificata. Ti pare possibile? Appunto, e questo stanno a comprare, e come fa la UEFA a permetterglielo? La UEFA li aveva esclusi dalle coppe. Bravo. Perché non garantivano, certo, la copertura, e perché erano stati insolventi gli anni prima. La stessa UEFA ha cambiato un presidente che non c'è, cioè non è che è stato acquistato da un'altra persona, ma è stata rilevata la società da un emissario, in pratica, un prestasoldi. È stato ritirato e la UEFA li ha riammessi alle coppe. Non c'è logica proprio. Non gli bloccano neanche il mercato, anzi. Non gli bloccano il mercato, questi fanno quello che gli pare. L'Inter ha speso quello che gli è parso, è piaciuto. Noi ci hanno detto a noi, quest'anno, dopo giugno, finalmente la Roma è fuori dai vincoli del fair play finanziario, e come la Juve potrà spendere quello che gli pare. L'Inter no, ancora quest'anno ha speso un botto di soldi l'Inter. Ma sì, tutti i giocatori a pezzi e bocconi, non ha pagato un caso a nessuno, però hanno fatto manovre importanti anche loro, solo a pensare al Ninja è stato il primo acquisto che hanno fatto. Io credo che l'unica riflessione che mi fa pensare a una soluzione di questa cosa qua è che la Roma è una società quotata in borsa, e infatti si pensa che la Roma presto uscirà dalla borsa, mentre le altre no, quindi è soggetta la Roma a tutto l'altro tipo di situazioni, dei controlli finanziari. Vincoli del fair play finanziario sono uguali per tutti, sia che sta in borsa che non sta in borsa. No, anche perché quello è il fair play finanziario imposto dal UEFA. È una regola UEFA, non è una regola dei... No, io magari l'ho legata al fatto dei famosi vincoli legati alla borsa, no? Quello legati alla borsa sono altri tipi di vincoli.
il problema del fair play finanziario, delle spese che devono essere equiparate, sì, sì, alle entrate, tutte seminate, certo, è una storia dell'UEFA. Certo. Quindi come fai se UEFA a dire una cosa e poi fare il contrario? E qui stai facendo il contrario col Milan. Io sto parlando del Milan. Il Milan non c'ha un presidente. È come se quell'anno che la Roma era in mano alla banca, sì, a Unicredit, questi facevano mercato per conto della Roma e spendevano 150 milioni. Certo. Cioè, non c'è logica, capito? Aumenta il debito, eh? Sì, sì. Aumenta il debito. Certo, e quindi certo, permettono di fare tutto. È una cosa che... E poi, come dice Marco, arriva al punto che poi blocca il mercato al Paris Saint-Germain. Ma è bloccato il mercato al Paris Saint-Germain dopo che l'anno scorso il Paris Saint-Germain ha speso più di 400 milioni. Certo. Voglio dire, sono di mercato, lo devi fare prima, non devi permetterlo prima, perché poi ora quest'anno sì, si sono venduti 3-4 giocatori, pensano di essere rientrati e riandiamo avanti così. Cioè, una vigilanza deve essere preventiva, non deve essere solo punitiva, secondo me. No, anche perché magari, magari una parte di quei giocatori che hanno comprato questi 400 milioni potevano andare a finire ad altre squadre e cambiavano, certo, e cambiavano le... e soprattutto a altre cifre, certo, senza, perché capito, cioè è facile spendere soldi che non hai, certo, e blocchi e rovini il mercato, perché dopo Neymar, ce lo siamo detto tutti, è stato uno tsunami per le quotazioni di tutti i giocatori. Sì. Quando hai pagato un giocatore le cifre che ha pagato Neymar, automaticamente tutti quell'altri sono aumentati, tant'è che abbiamo detto che noi siamo stati sfortunati perché 15 giorni prima avevamo venduto a solo 45 milioni Salah, perché se Salah lo vendevi più avanti certo, dopo l'operazione Neymar lo vendevi a 90-95 milioni, certo, cioè da pensare a questo, cioè e tutta questa situazione non fanno niente per arginarla, perché non stanno facendo niente per arginarla. Ho sentito cifre in giro, giocatori comprati a prezzi assurdi, giocatori che io non so manco da che parte vengono, insomma, eppure costano 30 milioni, 35 milioni, sono delle cifre assurde, sono 70 miliardi, ragazzi. Cioè, sono cifre assurde per il costo che c'è oggi. Per me prima o dopo qualche squadra farà il botto. Ma non qualche squadra, è proprio il sistema che fa il botto. Rischia il sistema di far botto, capito? Non solo qualche squadra. E qui è il sistema che rischia di collassare a un certo punto. Perché poi dopo, a forza di fare questi acquisti qui, le società devono rientrare, no? Quindi che cosa succede? Che Sky deve pagare sempre di più i diritti, parlo di Sky in Italia, ma anche a livello europeo, i diritti televisivi sempre più cari, le pubblicità sempre più care, i costi dei biglietti sempre più cari, tutto deve essere proporzionato a quello che è il mercato, a quello che è la quotazione di un singolo giocatore alla fine. Certo. Perché sennò non torna, eh. No, non sono. Se una società spende 200-300 milioni in un mercato, 150-200 milioni in un mercato, in due mesi, è chiaro che poi questa società ha delle aspettative di rientro e queste aspettative le deve garantire la UEFA con i premi, le deve garantire la TV con delle coperture. Questo è un sistema che arriva al collasso, perché poi non ce la fanno più a coprire tutto questo. Se non ci arrivano a capire, questa cosa è pericoloso, sto giochino, non lo so. Poi mi sembra che successe una cosa del genere tanti anni fa nel basket negli Stati Uniti, il basket professionistico negli Stati Uniti, che poi a un certo punto erano ritornate a essere tutte squadre dilettanti perché non ce la facevano più a sostenere la situazione. Guarda Claudio, come dici te, davvero potrebbe collassare il sistema, ma una cosa è certa, che vedrai che colpi di tacco ci continuano a rompere i coglioni il giovedì. Ah, voglia, sì. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Andiamo a divertirci. Zonzi. Zonzi. Zonzi.
ciao Belli, bacione. Ciao Grandi. Barba, ciao, quando ciao. Rientri? Forza Roma. Barba, quando rientri? Io? Barba. Ce l'hai con me? No, con sta ceppa. Vabbè, ne avevo capito, ho fine mese. A fine mese. Senti il maestro, come ride. Ciao. Ciao, ti sei salvato, invece, forza Roma. Ciao Claudio, ciao. Ciao. Allora, caro Fabrizio, eccoci qua. Abbiamo completato il percorso, sì, di puntata 35. Sì, sì. Che è stata una puntata dolce amara. Sì. Allegra e triste, però sì, abbiamo toccato tanti argomenti, tanti punti, e abbiamo avuto anche delle testimonianze dirette che ci hanno fatto molto riflettere. Molto riflettere, ma anche tanto piacere per aver dato voce a chi in questo momento non vive una situazione, momenti, diciamo, sereni, felicissima, certo. Quindi, e allora passiamo ai ringraziamenti. Certo, passiamo, certo, ai ringraziamenti. Cominciamo con Mariella, come sempre, la nostra opinion leader delle ore 21, sì, giornalista e responsabile della comunicazione di Roma Calcio Femminile. Certo. Poi gratitissimi ospiti Michela Brighenti e Daniele, del direttivo del, sì, Roma Club Picchia Sebbino di Genova Picchia Sebbino, che appunto ci hanno raccontato di questa tragedia vista da loro e con i quali resteremo in contatto, certo, nel caso in cui il club, che è molto attivo, dovesse organizzare degli eventi, certo, a favore di chi è stato di queste colpito. Persone, certo. E poi abbiamo avuto Roberto Cerrone con il punto di Roberto Cerrone. Abbiamo analizzato la partita che verrà Torino-Roma. E riprendiamo con oggi la rubrica Il Punto. Esatto. E poi finalmente, come ormai di consueto, prima ci abbiamo avuto la nostra sposa, sì, Manuela Facciatori, con Studio 54 Donna di Via delle Bagnere 121 ad Ostiarino. E poi ci abbiamo avuto, come sempre, il teatrino, salottino, chiamiamolo come volete, ma meraviglioso, con la triade oggi, dove abbiamo analizzato un po' tutto, e anche i fatti di cronaca, ma anche il calciomercato, che ormai volge al termine e che ci ha visto veramente protagonisti. Assolutamente sì. Quest'anno, ecco, la Roma è veramente protagonista ed è pronta, lo vedremo da domenica già, per affrontare questo campionato. Abbiamo analizzato anche il sondaggio che abbiamo fatto giovedì scorso sui possibili acquisti, sì, dove sono stato clamorosamente vincitore. Certo. Suso e Berardi mi sono venuti, come avete potuto ben vedere. Meno male che sono venuti, che l'ha vinto, guarda. Meno male. Beh, io aspetto Bailey a questo punto, lo so sincero. E se Bonci ci regala questa ultima perla, veramente io do 10, ha realizzato un mercato straordinario, quindi chi lo sa, magari potremmo coronare un campionato meraviglioso, una stagione fantastica, me lo auguro. Una stagione fantastica, perché secondo me forse quest'anno qualche trofeo l'alziamo. Chi lo sa? Possa essere nazionale o internazionale, non lo so, però una cosa è certa, che io dico che a livello internazionale vedo in decadenza fortissima le due spagnole e il Paris Saint Germain. Quindi se la Roma è cresciuta così qualitativamente, tecnicamente, chi lo sa?
pensa che ipoteticamente quella che potrebbe essere più forte in campo internazionale potrebbe essere proprio la Juve. Forse, beh, io ci metterei sempre il Bayern, perché il Bayern è una corazzata veramente fortissima, però è di esperienza che lì ci arriva sempre. Però chi lo sa, è la Roma. Comunque Costa Rosa, questa squadra, andiamo a dominare. E io, guarda, io sono fiducioso nel lavoro del mister, che finalmente ha potuto lavorare con i ragazzi, a parte Zonzi che è arrivato adesso, ma gli altri ci ha fatto un bel lavoro. E per fortuna, come dicevamo prima, gli infortuni sono a zero. Quindi... E l'ultimo ringraziamento a chi va? Beh, all'ultimo va il direttore, al direttore poi? Angelo Perfetti. E poi? Adriano Vaschi del Roma Club L'Aquila. Meglio di Magic Johnson, 35 su 35. Certo, ormai è un tiratore scelto. E allora, con le note di Mr. Morris, questo certo, è per amore. Roma per me. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. E sempre forza magica Roma. Ciao, buonanotte.